Se potete accomodarvi, siamo pronti a iniziare. Ettore, Carlo, dai un posto a Ettore, per favore. Dunque, io vedete questa sala quanto è solenne e sono molto felice che questo incontro si tenga in questa sala, che è una sala storica della Camera dei Deputati, perché questo deve essere un incontro solenne. Noi oggi siamo a 5 giorni dalle elezioni presidenziali in Venezuela e come Dipartimento Esteri di Forza Italia abbiamo voluto dedicare un momento di riflessione in vista di questo voto così importante per il destino del Venezuela, una riflessione a quale sia la situazione dei diritti umani in Venezuela, come si sia evoluta o involuta piuttosto nel corso di questi mesi di campagna elettorale, mesi drammatici. Quindi ringrazio Rodrigo Diamanti che presenterà un rapporto sulla situazione dei diritti umani, sulle tante numerose denunce di repressione violenta che ci sono state. E ringrazio i colleghi che poi, alla luce di questo rapporto e delle testimonianze di alcuni amici venezuelani che hanno voluto essere qui con noi a raccontare in voce viva quello che sta succedendo, ecco, ringrazio i colleghi poi che si succederanno a parlare per riflettere in vista di questa data del 28 luglio proprio su quale sia la situazione in Venezuela. Forza Italia è sempre stata molto esplicita nella difesa dei diritti dei venezuelani. Ci lega un rapporto al Venezuela di una forza straordinaria. Abbiamo oltre 2 milioni di cittadini venezuelani di origine italiana, quindi noi consideriamo il Venezuela un paese della nostra famiglia. E abbiamo sempre preso posizioni molto, molto nette e chiare nei confronti dello stato in cui versa il paese in questi anni e particolarmente in questi mesi, a cominciare dal nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, che più volte ha manifestato una ferma condanna nei confronti dei tanti atti di repressione, di violenza, di subornazione che sono stati denunciati. Perché noi vogliamo un Venezuela libero, un Venezuela prospero e vogliamo dare un contributo nel rispetto naturalmente dei meccanismi della democrazia, affinché il Venezuela possa tornare un faro di benessere, di prosperità, di futuro per tutta l'America Latina. Allora ci sarà occasione di parlare di tutto questo nelle prossime ore, però prima vorrei chiedere alla nostra sottosegretaria agli esteri, l'amica collega Maria Tripodi, di voler portare il saluto del governo italiano a questo avvio di confronto. A te Maria. Grazie, grazie Deborah, buongiorno a tutti, saluto i relatori e voglio davvero esprimere tutto il mio compiacimento al Dipartimento Affari Esteri di Forza Italia per questa iniziativa così significativa. È un onore essere per me qui a rappresentare il governo italiano in un confronto molto importante sui diritti umani in Venezuela, paese tra l'altro che rientra tra le mie deleghe da sottosegretario. Il tema è di straordinaria rilevanza. Siamo consapevoli delle sfide enormi che il Venezuela affronta, un paese ricchissimo di risorse e di potenzialità. Un popolo che è fortemente legato all'Italia e alla sua cultura, ma anche un paese segnato da profonde ferite. A breve, come sappiamo, si terranno le elezioni politiche, un momento cruciale che può segnare l'inizio di un percorso di riconciliazione e sviluppo inclusivo. Per l'Italia è essenziale che queste elezioni
siano trasparenti, democratiche e plurali. Come ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, il governo segue con attenzione l'evolversi della campagna elettorale e auspica che sia garantito fortemente il pieno riconoscimento dei diritti civili e politici per l'opposizione. In tal senso, gli accordi di Barbados raggiunti tra il governo venezuelano e l'opposizione rappresentano un passo significativo verso la stabilità politica e l'Italia sostiene fermamente questi sforzi di dialogo e di riconciliazione. Sappiamo tuttavia che la situazione è fortemente complicata. Il dibattito sui diritti umani deve servire a guarire ferite di questo genere e siamo convinti che solo attraverso un progetto che metta al centro il rispetto dei diritti umani sarà possibile costruire un futuro di pace e prosperità per tutti i cittadini venezuelani. Dobbiamo lavorare insieme per evitare lo scontro e promuovere un'idea di sviluppo inclusivo che valorizzi ogni persona e garantisca a tutti la possibilità di contribuire al progresso di un grande paese come il Venezuela. Non possiamo, tra tutte le cose, ignorare la crisi migratoria che colpisce il Venezuela. La più veloce della storia moderna per numero di persone costrette a lasciare il proprio paese in così poco tempo. In questo contesto, le parole del Santo Padre in occasione della Giornata Mondiale dei Migranti risuonano con forza: liberi di partire, ma anche liberi di restare. Ogni venezuelano deve poter scegliere di rimanere nella propria terra, nella propria patria, di vivere con dignità, di poter lavorare e di contribuire allo sviluppo del proprio paese in piena democrazia. È necessario assicurare a ognuno la possibilità di vivere con dignità e di partecipare attivamente alla costruzione del futuro del Venezuela. Ogni individuo deve avere la sicurezza di un avvenire stabile per sé e per i propri cari. Per realizzare questa visione è indispensabile un impegno condiviso che richiede la corresponsabilità di tutti, in particolare della comunità internazionale. L'Italia è da sempre vicina al popolo venezuelano e non farà mancare il suo contributo per raggiungere questo obiettivo. Siamo pronti a collaborare con tutti gli attori coinvolti per sostenere un percorso di sviluppo che rispetti i diritti umani e promuova la pace e la giustizia. In questi anni, e proprio per questa ragione, l'Italia è sempre stata attiva nel sostenere il popolo venezuelano in modo concreto attraverso finanziamenti alle principali organizzazioni internazionali. Solo per darvi qualche numero, dal 2020 ad oggi la nostra cooperazione ha destinato quasi 9 milioni di euro per rispondere alla crisi umanitaria in Venezuela e nei paesi dell'area che hanno accolto tantissimi cittadini venezuelani. Ho avuto anche modo di conoscere alcuni di loro e conoscere le loro storie, le esperienze e le testimonianze talvolta davvero molto commoventi anche nelle mie recenti missioni in America Latina. Concludo augurando a tutti voi un proficuo lavoro. Vi ringrazio e mi auguro che questo straordinario paese possa finalmente prosperare nella pace e nella democrazia. Grazie. Grazie alla sottosegretaria Tripodi che ha espresso parole di vero grande affetto per il Venezuela. Alla fine contano anche in politica e anche nelle attività di governo i sentimenti contano, non è vero che non contano, soprattutto quando si parla di politica internazionale. Allora, in attesa di vedere l'arrivo della collega Narita Patriarca, che è segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, che ci teneva a portare un saluto e sta arrivando, farò qualche breve cenno introduttivo per poi lasciare la parola al rapporto di Rodrigo.
Voglio intanto salutare Olga, Jesus, Elisa, Victor. Grazie di essere qui, perché le vostre testimonianze dirette per noi sono materia politica e quindi le ascolteremo con grandissima attenzione e speriamo di dare loro il giusto rilievo. Così come saluto anche tutti gli amici e i colleghi che, dopo le vostre testimonianze, diranno la loro sulla situazione in Venezuela. Elisabetta Zamparuti, membro del Centro per la Prevenzione delle Torture al Consiglio d'Europa, il collega Andrea Orsini, l'amico collega Carlo De Romanis e tanti altri, mi scuso se non li cito tutti. Noi abbiamo già ricordato che saranno al voto il 28 luglio oltre 20 milioni di cittadini venezuelani. Soltanto 70.000 all'incirca quelli all'estero che potranno votare. Un dato questo irrisorio se pensiamo che, secondo stime di organismi internazionali, 6 milioni di venezuelani negli anni scorsi hanno lasciato il loro paese. Questo è un dato importante che poi richiameremo più avanti. La campagna elettorale di fatto è stata una competizione, dico è stata perché ormai siamo alla fine, una competizione ristretta da una parte al presidente uscente Nicolás Maduro, in carica da 11 anni, dall'altra al 74enne Edmundo González Urrutia, che è stato scelto dalle opposizioni della piattaforma di Unità Democratica dopo che altri candidati erano stati stoppati dalla commissione elettorale in Venezuela. Voglio ricordare che l'opposizione non ha potuto registrare Maria Corina Machado, la candidata che era stata scelta attraverso le primarie, perché c'è stata una sentenza della Corte Suprema del Venezuela che ha confermato una precedente condanna a Machado che le vietava di candidarsi per 15 anni per presunte frodi e violazioni fiscali. Machado poi ha appoggiato Corina Yoris, una professoressa di filosofia, però anche lei non ha potuto registrarsi a causa, pare, di un malfunzionamento nel sito web dell'autorità elettorale. Lo scorso 20 aprile la piattaforma di Unità Democratica ha indicato Edmundo González Urrutia come candidato unitario. Fin dai primi passi del processo elettorale è stato chiaro che il governo venezuelano stesse cercando di creare condizioni assolutamente difformi dagli standard democratici, compresi quelli che si era impegnato a rispettare nell'accordo di Barbados dell'ottobre del 2023, siglato tra Maduro e la principale alleanza di opposizione, la piattaforma appunto di Unità Democratica. L'accordo comprendeva molti impegni sulla tempistica, lo svolgimento, le modalità delle elezioni, l'accesso ai media, la riforma del registro degli elettori del Paese, la sicurezza dei candidati. Il governo Maduro ha violato numerose disposizioni chiave dell'accordo. È stato invece rispettato l'impegno a fissare un calendario elettorale. Tuttavia sono state imposte diverse restrizioni all'opposizione, sono stati creati molti ostacoli alla piena partecipazione alle elezioni, compresi l'arresto di collaboratori e difensori dei diritti umani, l'espulsione di personale dell'ufficio dell'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani, che poi è stato riammesso. Gli esponenti delle opposizioni hanno continuato a denunciare interventi delle autorità venezuelane volte ad impedire il normale e regolare svolgimento della campagna elettorale. C'è stata una forte propaganda da parte del presidente uscente. Il 14 luglio è culminata con la presentazione di un documentario, un docufilm sulla vita di Maduro stesso, che verrà trasmesso sulla TV governativa. La presentazione di un libro, Nicolás Maduro, presente e futuro. E poi ci sono state tantissime, un ripetersi denunciato da tante ONG di appunto violazioni ai diritti, alla libera partecipazione ad una campagna elettorale. E noi siamo qui proprio per parlare anche di questo. Se da un lato il governo ha durante la campagna elettorale ostentato una grande sicurezza rispetto all'esito finale del voto, dall'altra ci sono stati toni esasperati, come se si preparasse la strada, nel caso in cui l'esito delle elezioni non fosse quello auspicato, per ogni soluzione possibile volta a mantenere il potere. Tutte cose che abbiamo già visto ripetutamente nella storia dei regimi, anche
Mi ha colpito molto il costante richiamo alle forze armate che Maduro ha fatto in diversi suoi discorsi durante la campagna elettorale. Abbiamo anche assistito a tanti interventi mirati a impedire al candidato dell'opposizione di svolgere la campagna elettorale, gli si sono state bloccate le strade di accesso a manifestazioni elettorali, chiusure di alberghi dove aveva alloggiato Maria Corina Machado, interventi preventivi del personale del servizio di amministrazione doganale fiscale. Insomma, un dispendio di forze volto sicuramente a non garantire standard regolari, normali, per lo svolgimento di questa campagna elettorale. Arresti arbitrari che sono stati denunciati da diverse ONG, perquisizioni, sequestri di beni, chiusura di stabilimenti o di uffici. Ci sono stati dei fermi in cui le persone poi sono state rimesse in libertà dopo pochi giorni con accuse generiche come sovversione o turbativa dell'ordine pubblico. Le ONG hanno riportato almeno 20 casi di violazione della libertà di espressione. Poi dobbiamo ricordare la vicenda dei consiglieri della Machado, 6, che dal 26 marzo sono nell'ambasciata argentina di Caracas. A seguito della richiesta di arresto spiccata dalla Procura Generale del Venezuela. Per esse, nonostante lunghe trattative, Maduro ha negato ogni salvacondotto per poter consentire loro di lasciare il paese. Siamo quindi di fronte a un modello sistematico di violazione dei diritti umani, dei quali si parla troppo poco. Ed ecco la ragione del nostro incontro qui oggi. In questo clima si inserisce poi il fatto che a fine maggio l'Assemblea Nazionale Venezuelana ha approvato in seconda lettura i primi articoli del progetto di legge sul controllo, regolarizzazione, esecuzione e finanziamento delle organizzazioni sociali senza scopo di lucro, le ONG. Un testo di legge che ricalca il testo di legge che è stato approvato in Georgia alcune settimane fa, molto famoso qui in Europa, sui cosiddetti agenti stranieri. Perché è una legge che a sua volta, quella georgiana, ricalca una legge russa volta a ridurre molto i margini di manovra delle ONG presenti in quei paesi. Quindi è una legge questa che è stata approvata in seconda lettura che noi dobbiamo saper guardare con grande attenzione perché abbiamo dei precedenti appunto molto recenti che hanno determinato scontri di piazza, mi riferisco alla Georgia, e grandi tensioni nel paese. L'Italia, con il suo Parlamento e il suo governo, segue con estrema attenzione e cura l'evolversi della campagna elettorale in Venezuela. Il ministro degli esteri Tajani ha ripetutamente auspicato il rispetto delle regole democratiche e il riconoscimento dei diritti di tutte le parti in gioco. Mentre il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'11 aprile scorso, ha parlato personalmente con Maria Corina Machado. Il Senato della Repubblica e la terza commissione esteri della Camera dei Deputati hanno approvato atti di indirizzo, risoluzioni proprio sulla conduzione di questa campagna elettorale. Al Senato, con la collega presidente Stefania Craxi, la risoluzione è stata approvata all'unanimità. Alla Camera ero io la prima firmataria di analoga risoluzione, non c'è stata l'unanimità purtroppo. Ma il dato politico comunque lo registriamo e sono stati due momenti di grande collegialità intorno all'emergenza legata alla violazione dei diritti umani in Venezuela. Come sapete le elezioni non vedranno gli osservatori dell'Unione Europea, gli osservatori elettorali dell'Unione Europea. Lo scorso 28 maggio è stato ritirato l'invito fatto all'Unione Europea per inviare una missione di osservatori a vedere, a osservare appunto le elezioni presidenziali, una scelta motivata da un presunto atteggiamento colonialista e arrogante dell'Unione Europea, accusata di avere rimosso solo parzialmente le sanzioni al Venezuela. L'ONU invierà 4 esperti elettorali che forniranno al segretario generale un rapporto indipendente e interno sullo sviluppo generale delle elezioni. Vediamo allora, mi sono limitata a dare qualche spunto, semplicemente raccontando quello che sta avvenendo, che leggiamo poco sui giornali italiani, che ascoltiamo poco sulle radio italiane, che vediamo poco sulle televisioni italiane e anche sui social italiani. Non abbiamo una grande percezione di quello che sta succedendo. Perché? Questa è la prima domanda che mi sento indirettamente di rivolgere ai nostri ospiti.
Perché c'è questo silenzio? Un silenzio inaccettabile, soprattutto da parte di paesi europei che hanno fatto dello Stato di diritto e del rispetto delle regole democratiche e dei diritti umani forse l'elemento di coagulazione politica più forte tra loro. E allora noi sfidiamo questo silenzio e vogliamo parlare, vogliamo denunciare la situazione, vogliamo confrontarci su questo, vogliamo che si sappia che in Europa, lontano dall'altra parte dell'oceano, c'è un governo, c'è un Parlamento, ci sono dei rappresentanti del popolo che osservano la situazione che si sta verificando in Venezuela e che vogliono dare, ripeto, il proprio rispettoso ma determinato contributo affinché in Venezuela cessi ogni forma di violazione dei diritti umani e si possa consentire, non è stato possibile in questa campagna elettorale, ma si possa consentire nel futuro un corretto, democratico svolgimento di un rito che riguarda tutti i cittadini venezuelani, a cui tutti i cittadini venezuelani, da possibili eletti oppure da elettori, possano prendere parte in libertà, serenità, tranquillità, per poter disegnare assieme il futuro del loro paese. Da questo punto di vista, sapete che l'Italia c'è. Grazie e buon proseguo dei lavori. Prego ora l'amico Rodrigo Diamanti dunque di prendere la parola e di presentarci il rapporto che aprirà poi alle testimonianze sui diritti umani in Venezuela. Prego Rodrigo. Grazie onorevole Bergamini, distinti presenti. È un onore per me essere qui a rappresentare il panel di esperti dell'Organizzazione degli Stati Americani, l'organismo regionale più antico al mondo, di cui ho il privilegio di essere il segretario e cui illustri membri sono Santiago Cantón dell'Argentina, Irwin Kotler del Canada, Manuel Ventura della Costa Rica e Joana Frivet della Isola di Mauritius. In questo momento desidero fornire un riassunto del lavoro del panel e condividere le ricerche che abbiamo condotto e i significativi risultati che abbiamo ottenuto. Ogni spazio aperto come questo per denunciare la grave crisi dei diritti umani che affligge il Venezuela da oltre 10 anni è un lusso che la società civile in generale in Venezuela non ha. E per questo è molto apprezzato per le vittime che sono qui con noi e per questo vogliamo ringraziare alla onorevole Bergamini, anche al Ministro degli Esteri per aiutare a fare questo evento e ai nostri amici del gruppo Vera che ci hanno aiutato a organizzare e avere una voce qui in Italia da tanto tempo fa. Dal panel di esperti della OEA abbiamo concordato nel denunciare che gli attacchi contro il popolo venezuelano, in particolare verso chiunque sia visto come parte dell'opposizione politica, sono stati orchestrati in modo sistematico e diffuso dalle alte sfere del governo di Nicolás Maduro. Siamo rimasti vigili sulla situazione confermando il suo peggioramento e approfondimento. Nel nostro primo rapporto pubblicato nel maggio del 2018 abbiamo concluso che c'erano sufficienti basi per considerare che in Venezuela fossero stati commessi crimini contro l'umanità risalenti almeno da febbraio del 2014, tra cui omicidi, detenzioni arbitrarie, torture, stupri, alte forme di violenza sessuale, persecuzione e sparizione forzate. Tale rapporto ha confermato che dal 2015 al 2018 sono state registrate più di 8.292 esecuzioni extragiudiziarie. Leggo un'altra volta. Più di 8.292 esecuzioni extragiudiziarie. E che dal 2013 c'erano stati più di 1.300 prigionieri politici in Venezuela e che fino al 2018 più di 12.000 venezuelani erano stati detenuti arbitrariamente. Tra quelli anche io sono stato arrestato arbitrariamente
per il mio lavoro come difensore dei diritti umani. Inoltre sono stati analizzati almeno 289 casi di tortura. Successivamente, l'anno scorso, nel maggio del 2023, nostro secondo rapporto Il Panel ha concluso che le riforme istituzionali che il governo di Venezuela stava attuando riguardanti la legge della Corte Suprema di Giustizia, il Codice Organico di Giustizia Militare e la legge organica di amparo e le leggi di protezione delle vittime erano di natura cosmetica e ulteriormente erodivano un sistema giudiziario già corrotto e privo di indipendenza. Inoltre, tali riforme non fornivano meccanismi di responsabilità per portare i presunti responsabili di fronte alla giustizia, né fornivano strumenti e meccanismi per garantire la piena partecipazione delle vittime nei processi, ancor meno la loro adeguata protezione. Il Panel ha espresso grande preoccupazione per il fatto che tali riforme sembrassero mirare a proteggere agli autori e ai responsabili, ostacolando la rendicontazione e forebbero l'impunità. Grazie a questo rapporto e alle denunce delle vittime, oggi abbiamo un'inchiesta aperta alla Corte Penale Internazionale contro chi stanno al potere in questo momento in Venezuela. Il più recente rapporto, che ho portato una copia per tutti voi, pubblicato questo anno, nel maggio del 2024, si è concentrato sull'analisi dell'azione intrapresa dallo Stato venezuelano negli ultimi 10 anni per garantire la responsabilità per i crimini commessi e ha concluso in modo allarmante che in Venezuela i crimini contro l'umanità non sono indagati. Ha confermato di tutti i casi analizzati che solo un misero 6% ha avuto un processo concluso. E ha anche confermato che nel 52% dei casi esaminati lo Stato venezuelano non ha avviato alcun tipo di procedimento giudiziario e che nel 39% dei casi in fase di indagine e spesso non vi erano individui identificati, nonostante ci fossero prove sufficienti. Ad esempio, nell'83% dei casi di tortura esaminati dal panel non c'erano registrazioni di indagini in corso. Tutto questo evidenza se non una quasi totale impunità predominante in Venezuela, che priva la maggior parte delle vittime di crimini contro l'umanità di ogni possibilità di giustizia. E per questo motivo anche siamo qui in Italia. Inoltre, questo ultimo rapporto ha evidenziato che tale impunità favorita dallo Stato venezuelano ha incoraggiato la continuazione di crimini contro l'umanità nel Paese e che si hanno intensificato in questo anno che abbiamo le elezioni presidenziali. Infine, basandosi sui risultati del più recente rapporto, il panel di esperti della OEA ha esortato al procuratore della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, a procedere, data l'esistenza comprovata di crimini contro l'umanità in Venezuela, con mandati di arresto contro figure dell'alto e medio livello del governo venezuelano. Tuttavia è preoccupante notare che le cifre dei crimini contro l'umanità in Venezuela continuano a crescere. Fino a oggi sono stati effettuati più di 16.000 arresti arbitrari per motivi politici, più di 1.600 casi di tortura, 334 morti in contestazioni in Venezuela e attualmente ci sono, in questo momento che sto parlando di fronte a voi, 301 prigionieri politici a solo 5 giorni delle elezioni. Nelle vigilia di questa elezione presidenziale previste per questa domenica, il prossimo 28 luglio, la Commissione dei crimini contro l'umanità si è intensificata, come già è previsto per il panel. Solo nel mese di giugno
del 2024 sono stati arrestati arbitrariamente 70 simpatizzanti e collaboratori della posizione e nel corso del 2024 più di 100 persone sono state detenute arbitrariamente per motivi politici nel contesto della campagna presidenziale. Per tutti questi motivi è essenziale che la comunità internazionale unisca il suo sforzo affinché non solo si continua a denunciare la situazione del Venezuela, ma anche affinché si adottano misure concrete per perseguire e punire i responsabili, poiché la commissione di tali atroci crimini non può essere tollerata dalla comunità internazionale. Considerando che nel passato il rinvio della situazione in Venezuela, fatto da un gruppo dei 6 Stati, parte dello Statuto di Roma, presso la Corte Penale Internazionale, ha contribuito a accelerare il processo alla Corte, rispettuosamente vogliamo chiedere al Parlamento italiano una mozione per sollecitare al Procuratore della Corte Penale Internazionale ad avanzare diligentemente nell'inchiesta e accelerare il processo affinché ottenere giustizia e riparazione per le vittime contro l'umanità in Venezuela. Infine, devo dire e voglio parlare non solo come segretario di questo panel, ma anche qui come venezuelano, figlio di un italiano. La piccola Venezia, anche chiamata Venezuela, ha bisogno ancora una volta del vostro aiuto. La mia presenza qui è sufficiente prova del fatto che nel passato il popolo venezuelano ha accolto con braccia aperte a migliaia di italiani che cercavano un futuro migliore dopo guerra. Ma negli ultimi anni abbiamo ricevuto risposte varie quando abbiamo cercato il sostegno dell'Italia. Ricordo che quando abbiamo creato il governo interino in Venezuela, solo c'è stata l'Italia a non riconoscere questa iniziativa che solamente voleva portare la democrazia in Venezuela, in tutta l'Europa. Sebbene se alcuni di voi siano qui con noi oggi, in molte occasioni ci siamo trovati di fronte all'indifferenza e addirittura al rifiuto da parte di coloro che detengono il potere. Tuttavia confidiamo che questa volta sia diversa, perché tra solo 5 giorni noi venezuelani abbiamo l'opportunità che sempre abbiamo aspettato di riconquistare la nostra democrazia. Se il regime rifiuta di riconoscere i risultati veri come è nella sua natura, confidiamo che questa volta l'Italia, a cui una volta noi abbiamo offerto la mano in segno di solidarietà, questa volta ci guarda negli occhi invece di voltarci le spalle. Che non ci consideri più sconosciuti, ma anche figli di quest'Italia e alleati nella lotta per la libertà e il rispetto della democrazia e dei diritti umani. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno che la voce dell'Italia si unisca alla nostra difesa della volontà di milioni di venezuelani che dopo 25 anni di soffrimento sotto una terribile dittatura esprimeranno questa domenica il suo desiderio di essere liberi. Insieme chiederemo questo ciclo, chiuderemo questo ciclo, sapendo che la libertà riconquistata dei venezuelani sarà anche grazie al sostegno di un popolo tanto amato e rispettato come quello italiano. Grazie per la vostra attenzione e libertà per il Venezuela. Grazie Rodrigo Diamanti, la tua testimonianza si vedeva avendo questa posizione privilegiata è stata molto toccante e noi abbiamo bisogno per la nostra azione politica di sentire le testimonianze dirette. E io penso e spero, ma sono certa di sì, che il collega Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in Commissione Esteri qui alla Camera, accoglierà, come credo che faremo sicuramente, il tuo invito a fare una mozione per sollecitare un po'
Tribunale internazionale verso una definizione chiara sulle tutte le innumerevoli lesioni dei diritti umani in Venezuela. Penso, Andrea, che sia un impegno che ci prenderemo subito e quindi grazie a voi. Chiedo alla signora Olga González, attivista per i diritti umani, di portare invece la sua di testimonianza, perché è una donna straordinaria, da molti anni attiva per i diritti del suo paese e quindi merita tutta la nostra attenzione, il nostro rispetto e il nostro aiuto. Grazie. Buen día, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Olga González. Buongiorno, grazie a tutti per questo spazio, per questi momenti. Io mi chiamo Olga González. Mi esposo Leonardo González Barreto era un payaso de hospital desde el año 2014. Mio marito Leonardo González Barreto era un clown ospedaliero. Aveva questa attività dal 2014. Él se dedicaba a llevar sonrisas y alegrías a los niños y enfermos con cáncer. Il suo compito era portare gioia e sorrisi ai bambini e ai malati oncologici. Sin embargo, era un demócrata que deseaba para su país democracia, justicia e independencia de poderes. Tuttavia era un uomo democratico che voleva per il suo paese la democrazia, la giustizia e l'indipendenza del paese. El 27 de julio del 2017 se unió a una protesta pacífica junto a un grupo de vecinos. Il 27 luglio del 2017 si è unito a una manifestazione pacifica insieme a un gruppo di cittadini. Sin embargo, fueron sorprendidos por más de 30 funcionarios policiales que llegaron disparando contra la multitud. Tuttavia, i manifestanti sono stati sorpresi da un gruppo di più di 30 poliziotti che hanno sorpreso la manifestazione sparando direttamente sulla folla. Las personas corrían, otros se montaban en sus vehículos, pero mi esposo se quedó atrás, esperando un joven de 18 años que estaba siendo perseguido por los funcionarios policiales. La gente fuggiva, correva, saliva sulle macchine, ma mio marito rimase indietro in attesa di un giovane diciottenne che era rimasto dietro. Ambos lograron montarse en el vehículo y emprender la huida. Entrambi sono riusciti a salire nella macchina del marito e fuggire. Mientras eran perseguidos por los funcionarios policiales. Tutto questo inseguiti dagli agenti di polizia. Su vehículo recibió más de 21 impactos de bala. La sua macchina è stata colpita da più di 21 colpi di proiettili. Una de esas balas atravesó su espalda y él se bajó para pedir ayuda, pero esa ayuda le fue negada y murió allí en el sitio. Uno di questi colpi colpì mio marito nella schiena. Lui riuscì a scendere dalla macchina a chiedere aiuto, ma questo aiuto gli è stato rifiutato e morì sul posto. Eso ocurrió muy cerca de mi casa y pude llegar a tiempo para que su vehículo y él fueran revisados en presencia del Ministerio Público. Tutti questi fatti sono avvenuti in un luogo molto vicino a casa mia, quindi io sono giunta subito, sono accorsa e poi ho chiesto alle autorità del pubblico ministero, della procura, che controllassero il veicolo, la macchina di mio marito. In suo veicolo non c'era armi, solo c'era alimenti. Agua, avena, che él llevaba a los manifestantes. E nella macchina di mio marito non c'era altro che degli alimenti, cibo, farina, avena, acqua che portava con sé. Y en su cuerpo, en sus bolsillos, solo tenía caramelos. E nelle tasche mio marito aveva soltanto delle caramelle. En su caso ocurrieron tres largos juicios
y no fue sino luego de 1500 días de reclamar justicia ininterrumpidamente cuando al fin logramos que todos los funcionarios fueran condenados. Sin embargo, hoy, a 7 años de lo sucedido, esa condena se mantiene abierta y sin ratificación. Nel caso di mio marito vi sono stati 3 lunghissimi processi. Tuttavia, oggi, dopo 1500 giorni e 7 anni dai fatti, la condanna non è ancora stata ratificata dalle autorità. Pertenezco a un comité de víctimas que aglomera 40 familias que perdieron a sus familiares en ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por el Estado venezolano. Appartengo a un comitato che rappresenta 40 famiglie di vittime assassinate, esecutate in maniera extragiudiziaria da funzionari del governo. El 82% de nuestros casos se mantiene en la etapa de investigación, es decir, no hay avances en la justicia. Nell'82% dei casi siamo ancora in fase di indagine e non c'è un avanzamento della giustizia. Nuestra organización está compuesta, conformada por madres, hermanas, esposas, esposos que perdieron a sus familiares a manos de funcionarios del Estado venezolano. La nostra organizzazione rappresenta madri, mariti che hanno perso figli, fratelli, sorelle, coniugi a causa dell'azione di questi funzionari governativi. Yané Angulo tenía 48 años de edad, era profesora de deporte. Salió frente a su casa y fue ejecutada por un funcionario policial que hoy está absuelto en ese caso. En el año 2017. Nell'anno 2017, Janet Angulo, insegnante di educazione fisica di 48 anni, è uscita dal portone di casa ed ha ricevuto degli spari, è stata esecutata da un funzionario del governo che l'ha colpita con degli spari in testa. E oggi, 7 anni dopo, l'assassino è stato prosciolto. Diego Arellano salió a protestar en el año 2017. Tenía 31 años de edad y de profesión era biólogo marino. Fue asesinado por un guardia nacional bolivariano que le disparó directo a su pecho. Su caso hoy se mantiene impune sin ningún tipo de avances. Diego Arellano, di 31 anni, biologo, nell'anno 2017 venne assassinato da un guardia nazionale venezuelano che gli sparò a bruciapelo nel petto e anche oggi questo crimine è totalmente impunito. Luis Eduardo Ramos tenía 29 años de edad, deportista y trabajador. En enero de 2019, fuerzas policiales ingresaron a su casa en la madrugada, sacaron a su familia de la casa y a él lo ejecutaron adentro de la casa, mientras su madre escuchaba los disparos del sacrificio de su propio hijo. Hoy su caso se mantiene impune, sin detenidos y sin justicia. Il caso di Luis Eduardo Ramos, 29 anni, sportivo, acerrimo lavoratore, nel gennaio 2019
vide arrivare la polizia a casa sua. La polizia fece uscire i familiari dall'abitazione mentre lui veniva trattenuto dentro e la madre sentiva da fuori gli spari dell'esecuzione sommaria a cui veniva sottoposto. Questo crimine ancora oggi è segnato dalla totale impunità. Todos nuestros casos tienen algo en común. Ninguno de estas personas estaba armado. Ninguno de los funcionarios que actuaron asesinando a cada uno de nuestros familiares recibió siquiera un rasguño que evidenciara un acto de violencia de nuestra parte. En Venezuela, la impunidad es el protagonista. Tutti questi casi hanno qualcosa in comune. Non vi sono state armi da parte delle vittime. Nessuna delle vittime possedeva armi, i funzionari non hanno sofferto neanche, subito neanche un graffio né alcun segno di violenza da parte delle vittime. In Venezuela tutti questi casi sono segnati dalla più assoluta impunità. Nosotros solicitamos que cada uno de ustedes lleve nuestro testimonio a todas las instancias, que el mundo sepa lo que sucede en Venezuela, que el mundo sepa que en Venezuela no hay justicia y la impunidad reina y los poderes institucionales están secuestrados por el régimen venezolano. Muchísimas gracias. Noi vogliamo chiedere a ciascuno di voi che facciate giungere il nostro testimonio al mondo intero, che tutti sappiano quello che succede in Venezuela, che in Venezuela non c'è giustizia, che regna la più assoluta impunità e che i poteri dello Stato non possono mantenere la loro indipendenza. Ringrazio molto Olga Gonzalez perché le parole della verità sono parole che hanno un peso mille volte superiore alle parole della menzogna. Quindi grazie per la sua testimonianza e per l'impegno che sta mettendo anche nel rispetto della memoria del suo caro. Ora chiedo a Victor Navarro di venire. Victor è stato un detenuto politico e ha fondato un'associazione ONG. E ti ringraziamo, Victor, per la tua testimonianza. Grazie. Buenos días a todos. Buongiorno a tutti. Mi nombre es Victor Navarro. Soy expreso político venezolano. Mi chiamo Victor Navarro e sono un ex detenuto politico in Venezuela. Fui detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la policía política de Nicolás Maduro. Sono stato detenuto dal Servicio Bolivariano e la policía SEBIN, l'organismo politico di Nicolás Maduro per le detenzioni. Estuve detenido en el Helicoide, el centro de tortura más grande de América Latina. Sono stato prigioniero presso l'Helicoide, que es el centro penitenciario più grande de América Latina. Luego de cinco meses, o durante cinco meses, viviendo los peores días de mi vida, no solo me torturaron, sino que también percibí una y otra vez cómo torturaban a hombres y mujeres de mi país. Durante cinque mesi, che sono stati i peggiori giorni della mia vita, non solo ho subito delle torture, ma ho ascoltato le grida di uomini e donne che venivano torturate in questo centro. Quando mi detuvieron, mi accusarono di terrorista solo per tener un'organizzazione en la que trabajaba por jóvenes en situación de calle. Quando mi hanno arrestato, mi hanno mosso l'accusa di terrorismo soltanto perché formavo parte di un'organizzazione che assisteva i giovani che vivevano per strada. In Venezuela, hacer o pensar distinto al régimen autocrático
puede causarte la cárcel o la muerte. Il regime autocratico venezuelano fa sì che il fatto di pensare diversamente possa significare il carcere o la morte. También puede causarte el exilio. Es así como luego de salir de la cárcel de forma tan injusta como mi detención, hoy soy un refugiado que vive en Argentina. Può significare anche l'esilio, come nel mio caso, dopo essere uscito dal carcere, infine sono finito come rifugiato in Argentina. Hay muchas razones que me traen hoy aquí, pero quiero hablarle puntualmente de tres. Ci sono molte ragioni per cui mi trovo qui oggi, ma vorrei segnalare in particolare tre. La primera es que en Venezuela la detención arbitraria, la persecución, la desaparición forzada, la tortura y el asesinato son unas políticas de Estado. La prima ragione è che in Venezuela gli arresti irregolari, le scomparse di persone, le torture, le violazioni dei diritti sono una situazione regolare di tutti i giorni. La seconda è perché venimos a mostrar una experiencia en realidad virtual sobre cómo viven los presos políticos en Venezuela. Secondo motivo è che volevo mostrarvi una iniziativa virtuale che rispecchia quello che è la vita dei detenuti politici in Venezuela. Y la tercera es sobre lo que decía el señor Rodrigo Diamanti y es que faltan 5 días para las elecciones en Venezuela. E il terzo motivo è quello che indicava giustamente il dottor Rodrigo Diamante. Mancano soltanto 5 giorni alle elezioni in Venezuela. Sobre el primer punto, el régimen de Nicolás Maduro, para mantenerse en el poder, ha ejercido la mayor brutalidad contra la sociedad. Il regime di Nicolás Maduro, per mantenersi al potere, ha esercitato la massima brutalità contro la popolazione. Hoy, Jesús, Olga y yo estamos aquí no solo por nosotros, sino también por las más de 16.000 presos políticos que hay en Venezuela. Oggi Jesús, Olga e io siamo presenti qui non per parlare soltanto di noi stessi, ma degli oltre 6.000 prigionieri politici che ci sono attualmente in Venezuela. Para decirles que Maduro y su cadena de mando son responsables directos del asesinato de 7.220 personas desde el año 2014 y de las torturas de más de 8.000 personas. E per dirvi che il presidente Maduro, attraverso la sua catena di comando, è responsabile di 7.220 prigionieri politici dal 2014 e della tortura di più di quantos? 8.000. Di 8.000 persone. Hoy Olga está aquí porque asesinaron a su esposo. Jesús está aquí porque lo detuvieron arbitrariamente y lo torturaron. Lo torturaron como a mí, como también me desaparecieron. Y mientras estaba desaparecido, le decían a mi mamá que me buscara en la morgue. Olga è venuta qui a causa dell'omicidio di suo marito. Jesús, come me, è stato torturato e io sono anche scomparso forzosamente per un periodo, dicevano a mia madre di cercarmi nella camera mortuaria. Hemos viajado muchos kilómetros porque Maduro quiere decirle al mundo que es un candidato democrático. Y en nombre de cientos de miles de víctimas, Jesús, Olga y yo estamos aquí para decirles que Maduro es el candidato que asesina y que tortura. Abbiamo viaggiato tutte queste migliaia di chilometri per dirvi che non è vero che Maduro sia un candidato democratico che ha provocato centinaia di migliaia di vittime e che Maduro è un antidemocratico. Sobre la segunda razón, la experiencia de realidad virtual, quiero invitarlos a que vean el testimonio de 30 víctimas que estuvieron detenidas en el helicoide. Voglio invitarvi ora a vedere un video sulle vittime presso il centro penitenziario dell'elicoide, dove
vengono portate a termine delle torture. La exposición será expuesta al final de la sala. Abbiamo una piccola mostra in fondo alla sala. Y no importa si nunca han usado un casco de realidad virtual. E non importa se non avete mai usato i visori della realtà virtuale. Son pocos minutos donde van a experimentar cómo hoy vive un preso político en Venezuela. Sono solo pochi minuti da dedicare per vedere, percepire come vive oggi un prigioniero politico in Venezuela. Esta experiencia puede servirles para tres cosas. Questa esperienza vi può servire per tre cose. Lo primero, para repudiar la tortura, porque si no, sería normalizarla. In primo luogo, per ripudiare la tortura, perché altrimenti la staremmo normalizzando. La segunda, para visibilizar el caso de algún preso político. Por ejemplo, hoy hay más de 10 ciudadanos europeos que están siendo detenidos arbitrariamente. In secondo luogo, dare visibilità ai casi e prigionieri politici. Ad esempio, in questo momento vi sono più di 10 cittadini europei che sono prigionieri politici in Venezuela. Y lo tercero, para llevar este mensaje a toda Europa. La comunidad europea debe repudiar, denunciar y sancionar a aquellos que se han encargado de cometer crímenes de lesa humanidad. E in terzo luogo, l'Unione Europea deve ripudiare, denunciare e mettere delle sanzioni contro coloro che hanno commesso dei crimini contro l'umanità in Venezuela. Esta experiencia fue creada para que juntos exijamos el cierre de los centros de tortura y la liberación de todos los presos políticos. Questa esperienza è stata portata a termine affinché insieme disponiamo la chiusura dei centri di tortura e il ripudio più totale di queste pratiche. La tercera razón por la que estoy aquí es la más importante para mí. Faltan 5 días para las elecciones en Venezuela y no existe ninguna forma de que el país se acabe la tortura si Maduro sigue en el gobierno. Il terzo motivo è il più importante per me. Mancano soltanto 5 giorni alle elezioni e non vi è modo di porre fine alle torture se Maduro rimane o viene confermato al potere. El 20 de mayo de 2018, Nicolás Maduro fue electo ilegítimamente presidente de Venezuela. Le elezioni del 20 maggio 2018 del presidente Maduro sono state elezioni illegittime. Meses antes yo había sido torturado con golpes y amenazas. Me pusieron una pistola en la boca cargada y desbloqueada. Yo estaba aislado, no podía ver el sol y tampoco a mi familia. Mesi prima ero stato io stesso torturato presso questi centri di detenzione. Mi misero in bocca una pistola, staccarono il grilletto e minacciavano di sparare. Venivo colpito e menato dai funzionari statali. Han pasado 6 años desde su reelección y Maduro no ha dejado de torturar. Sono trascorsi 6 anni dalla sua rielezione e Maduro non ha mai smesso di torturare. Queremos que sepan que los venezolanos estamos conscientes que el arma más poderosa para repudiar la tortura es el voto. Vogliamo che in Venezuela tutti siano consapevoli che l'arma più potente per porre fine alla tortura è il voto. Para nosotros el voto representa la libertad de Emir Lendris, de Rocío San Miguel, de Javier y Wilder y de todos los presos políticos venezolanos y europeos que hoy están en un centro de tortura en Venezuela. Per noi il voto significa porre fine a queste pratiche che hanno ucciso tante vittime, vittime morte oppure che hanno sofferto a causa della mancanza di democrazia e di diritti in Venezuela. Le pedimos a la comunidad italiana que no olvide que los crímenes que comete Maduro son crímenes contra toda la humanidad. Vogliamo che la comunità italiana non dimentichi che i crimini commessi da Maduro sono crimini contro l'umanità. Todo lo que puedan hacer por y para Venezuela en estos últimos 5 días puede representar la libertad de los presos políticos y la libertad de un país que no quiere más que lo torturen. Muchas gracias.
Tutto quello che potranno fare in questi ultimi 5 giorni possono significare la libertà dei prigionieri politici e la libertà per un paese che non ne può più. Thank you. Grazie. Grazie anche a Victor e alla sua testimonianza che ha toccato tutti noi. Grazie per essere venuto fin qui a voler condividere un momento della tua battaglia di libertà per il tuo paese e per i tuoi concittadini. Chi adora Jesus, Jesús Alemán, anche lui, lo avete sentito dalle parole di Victor, è stato detenuto, ha subito torture e credo che anche la sua testimonianza avrà tutta la nostra partecipazione e attenzione. Tengo un sueño de los 12 años. Ho un sogno da 12 anni. Mi nombre es Jesús Alemán, tengo 31 años de edad. Y para mí es muy significativo poder estar aquí hoy porque parte de mi familia proviene de migrantes italianos. Il mio nome è Jesús Alemán, ho 31 anni. Per me è molto significativo essere qui oggi perché parte della mia famiglia proviene da un migrante italiano. Mi nonno es nativo de Circassi, Sicilia. En la década de los 50 se escondió en un barco partiendo sin saber el rumbo. Il mio nonno è originario di Ficarsi, in Sicilia. Nella decada degli anni 50 si è nascosto su una nave partendo senza sapere quale fosse la destinazione. Lo bajan en La Guaira, Venezuela. Allí emprendió su vida y su familia. Scese a La Guaira, Venezuela, e lì ha avviato la sua vita e la sua famiglia. Movido por el amor a esa Venezuela que lo vio llegar como llegó y le brindó oportunidades para crecer y sacarnos adelante. Spinto dall'amore per quella Venezuela che l'ha visto arrivare così com'era e che gli offrì delle occasioni di crescita e per andare avanti. Incolcò esa venezolanidad en toda mi familia y que hoy llevo en mi corazón. E così mio nonno ispirò questo spirito di nazionale venezuelano in tutta la famiglia. È qualcosa che porto nel mio cuore. Yo crecí escuchando de esa Venezuela por mis hermanos, padres, tíos y amigos que también tenían raíces extranjeras. Perché in Venezuela era un paese receptor di stranieri. Sono cresciuta ascoltando parlare di questa Venezuela dai miei fratelli, genitori, zii, amici che avevano anche loro delle radici straniere perché Venezuela era un paese che accoglieva i migranti. Empecé mi trayecto come dirigente estudiantil teniendo tan solo 12 años de edad. Ho iniziato il mio percorso come dirigente studentesco, avevo soltanto 12 anni allora. Con un sueño que era poder vivir en una Venezuela de oportunidades como la que pudo tener mi familia. Il mio sogno era vivere in una Venezuela piena di opportunità, così come quelle che aveva avuto la mia famiglia. En este camino me llevó a estar preso, o mejor dicho, secuestrado por el SEBIN en 2 oportunidades, no sin antes intentar ejecutarme un 18 de febrero del 2014. Questa strada mi ha portato ad essere arrestato, o meglio, sequestrato dal SEBIN in 2 occasioni e addirittura hanno tentato di esecutarmi, di uccidermi il 18 febbraio 2014. La prima vez que caí preso en manos del SEBIN en el 2014, tenía 20 años de edad, por orden del gobernador del momento, actual ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo. La prima volta che sono stato detenuto dal SEBIN è stato nel marzo 2014, avevo 20 anni.
sotto ordine del governatore del momento, attuale ministro dell'agricoltura, Wilmar Castro Soteldo. Fui golpeato, aislado y torturado por pensar distinto a la dictadura de Nicolás Maduro. Sono stato pestato, isolato e torturato per aver pensato diversamente rispetto alla dittatura di Nicolás Maduro. El 18 de enero del 2018, posterior a las protestas del 2017, un día cualquiera me interceptaron dos vehículos con funzionarios y armas largas. Il 18 gennaio 2018, dopo le proteste del 2017, una giornata qualunque, sono stato bloccato da due veicoli con diversi funzionari a bordo armati con delle armi lunghe. Fui secuestrado por el SEBIN, la policía política de la dictadura. Esto a cargo del comisario jefe territorial de Los Llanos, Antonio Machado. Sono stato secuestrato dal SEBIN, che è la polizia politica del governo, sotto la direzione del commissario territoriale Raúl Antonio Machado. Ese 18 de enero del 2018, en manos del SEBIN, comenzó un camino de tortura. Quel 18 gennaio 2018 è iniziato un percorso di torture da parte del SEBIN. Me tapaban la cara con una bolsa negra que me cortaba la respiración. Me ponían alrededor de mi cuerpo y me golpeaban con lo que yo presumía que era un bate. Mi coprivano il volto con una busta nera che mi toglieva il respiro. Mettevano qualcosa che mi legava intorno al corpo e mi colpivano con quello che immaginavo fosse una mazza. Me golpeaban la cabeza, me aturdían, me decían que recibiera los golpes como los aplausos en las marchas. Mi colpivano in testa, mi stordivano e mi dicevano: ricevi colpi come gli applausi durante le manifestazioni. Per far sentire il potere, come ellos lo chiamavano. Così potrai sentire il sapore del potere, come loro lo chiamavano. Me mojavano en el suelo e me daban descargas eléctricas en la espalda y en el tórax. Mi bagnavano, gettato a terra, e mi applicavano delle scosse elettriche sulla schiena e sul torace. Me decían que mi vida no valía nada, que estaba solo, que no tendría un salvador. Mi dicevano che la mia vita non valeva niente, che ero solo e che non avrei avuto salvezza. Me preguntaban por otros dirigentes políticos. Yo no tenía nada que decir, pero mi silencio se traducía en golpes y en más torturas. Mi domandavano su quello che facevano altri dirigenti politici, ma io non avevo nulla da dire e il mio silenzio si traduceva in colpi, colpi che hanno segnato la mia vita. Me decían che pagaría cada una de las supuestas luchas políticas y después de las palizas escuchaba cómo disfrutaban el momento. Mi dicevano che avrei pagato per ciascuna delle presunte lotte politiche che portavo avanti e dopo i pestaggi sentivo le loro parole come godevano del momento. Sus risas también eran tortuosas. Anche le risate erano torture. El resto del tiempo me dejaban completamente aislado en un pequeño cuarto con una permanente luz blanca donde constantemente me cuestionaba el momento en el que iban a regresar. Il resto del tempo rimanevo completamente isolato in una piccola stanza con una luce bianca sempre accesa, dove non facevo altro che domandarmi ogni istante quando è che sarebbero tornati. Prefiriendo algunas veces que volvieran, porque me estaba volviendo loco. C'erano momenti in cui addirittura preferivo che tornassero, perché stavo impazzendo.
Yo solo podía pensar en mi familia, en mi equipo. Eso me daba fuerza de seguir aguantando. Potevo soltanto pensare alla mia famiglia, al mio gruppo, e questo mi dava forza per sopportare. Sin saber si alguien sabía de mi paradero, ni mi familia sabía nada de mi estado físico, violando todos mis derechos, me presentan a las semanas en los tribunales. Senza sapere se gli altri avessero notizie su dove mi trovassi, né se la mia famiglia sapesse qualcosa della mia condizione fisica. E tutti i miei diritti erano stati violati. Vengo presentato una settimana dopo presso i tribunali. Solo allí entendí que estaba preso por segunda vez. Soltanto lì ho capito che ero stato arrestato una seconda volta. Ellos no solo me acusaban de ser activista político, sino que también me incriminaban en delitos que no cometí, utilizando todo el sistema judicial, falsificando pruebas, falsos testimonios y manejando todos los cuerpos policiales a su antojo. Loro mi accusavano di essere non solo un militante politico, ma venivo accusato di aver commesso delitti, che non reati, che non avevo mai portato a termine, utilizzando tutti i mezzi del sistema giudiziario, falsificando le prove con false testimonianze e gestendo gli organi di polizia a loro piacimento. Perché così opera la dittatura. Mi obbligarono a firmare qualche quantità di papeli che nunca pude leer. Perché questo è il modus operandi della dittatura in Venezuela. Mi hanno costretto a firmare una quantità enorme di documenti che non ho mai potuto leggere. Mi dictan privativa de libertà e cambio de centro de reclusión. Ese lapso en el SEBIN hasta el día del traslado fue el peor. Mi hanno sentenziato a una pena di reclusione e al cambiamento del centro di pena in questo periodo presso il SEBIN fino al trasferimento è stato il peggiore. Después de todas las torturas que sufrí en la base territorial del SEBIN de Los Llanos, a cargo del comisario Raúl Antonio Machado, me trasladan a una cárcel común llamada Campo Lindo. Dopo aver subito tutte queste torture presso la base territoriale del SEBIN de Los Llanos, sotto la direzione del commissario Raúl Antonio Machado, vengono trasferito a un carcere ordinario chiamato Campo Lindo. Allí vi come una parola equivocata può costarte la vita. E lì ho capito come una parola sbagliata può costare la vita. Perché lo che è bueno o normale in la calle, dentro di un penal in Venezuela, è completamente malo e pagato con la vita. Perché ciò che è buono o normale per strada in Venezuela, quando ci si trova all'interno di un istituto di pena venezolano, diventa cattivo e viene pagato con la vita. La vita di cada uno de los que estábamos allí estaba en manos de un PRAN, capo de la cárcel. Lo que en Venezuela es un líder delincuente de una cárcel. La vita di ciascuno di noi prigionieri presenti in questo carcere dipendeva da un PRAN, che sarebbe un capo del carcere, che in Venezuela è a capo dei delinquenti del carcere. Vivíamos en condiciones inhumanas y deplorables. En la cárcel habían más de 40 casos de tuberculosis. Vivevamo in delle condizioni disumane e deplorevoli. Nel carcere c'erano più di 40 casi di tubercolosi. Cuando nos permitían ir al baño, hacer nuestras necesidades fisiológicas o aseo, hacíamos a través de un solo ducto. Agua que nos llegaba a las pantorrillas.
quando ci veniva permesso di andare in bagno per i bisogni fisiologici o lavarci, tutto passava attraverso un unico canale idraulico che si riempiva e riversava l'acqua nei luoghi, e quindi l'acqua ci arrivava fino alle ginocchia. Me enfermé con escabiosis, hongos, y me llegué a ver los tendones de mis dedos, limitándome a caminar, y me negaron en todo momento la asistencia médica solicitada por todos los mecanismos regulares. Mi sono ammalato, ho preso la scabbia, i funghi, e arrivavo a vedere la tensione dei tendini, delle dita del piede, e questo non mi permetteva di camminare, e in ogni momento mi hanno rifiutato assistenza medica, che è l'assistenza che ho chiesto tramite i meccanismi ordinari. Io non dormia perché in occasioni, in las noches, nos tiraban gas lacrimógeno en la parte del suelo donde nos acostábamos y nos gritaban, aguanta, guarimbero. Guarimbero, para quien no lo entienda, nos decían a todos los que protestábamos pacíficamente contra la dictadura. Io non riuscivo a dormire perché spesso durante la notte lanciavano dei gas lacrimogeni per terra dove mi trovavo e gridavano sopporta, beccatela, guarimbero. Guarimbero, per coloro che non capiscono la parola, è il nominativo di tutti coloro i manifestanti che protestano contro la dittatura. También viví un motín donde presencié como mi custodio le dieron un disparo en la cabeza. Caímos y yo sin saber si tenía uno también. Ho anche vissuto l'esperienza di una rivolta nel carcere. Ho visto come il mio custode riceveva uno sparo in testa ed io sono caduto insieme a lui senza sapere se anch'io fossi stato colpito. Estuve más de 20 horas acostados en el suelo, en una línea de fuego. Y lo único que yo le pedía a Dios era que no fuera a explotar una granada cerca de mí, que si moría, pedía morir entero. Sono rimasto durante più di 20 ore per terra, nel pavimento, sulla linea del fuoco, e l'unica cosa che chiedevo a Dio era che non esplodesse una bomba a mano vicino a me. Perché se dovevo morire, chiedevo di morire tutto intero. Al terminar toda esta locura, a un preso, la dictadura, a través de su viceministra de Asuntos Penitenciarios, la fiscal superior y el director de Seguridad Ciudadana del Estado, me plantean tres escenarios. Una de las posibilidades era salir del país sin poder volver nunca más. Cualquiera de las opciones que implicara quedarme, sabía que significaba volver a la tortura, el aislamiento, hasta la muerte. Cuando toda esta follia ebbe fine, la dictadura, tramite la viceministra degli affari penitenziari, la procuratrice generale dello Stato e direttore della sicurezza cittadina dello Stato, mi hanno proposto tre scenari. Una delle possibilità era abbandonare il paese senza rientrarvi mai più. Qualsiasi delle opzioni comunque implicassero rimanere in Venezuela significavano tornare alle torture, all'isolamento e perfino alla morte. Una mañana inesperada me sacan del centro de reclusión, me llevan a los tribunales y me hacen firmar medidas cautelares, prohibición de salida del Estado, prohibición de salida del país y bajo régimen de presentación, que es la garantía de no poder regresar a mi país. Una mattina, inaspettatamente, mi tirano fuori dal centro di reclusione, mi portano ai tribunali, mi fanno firmare delle misure cautelari di divieto di uscita dallo Stato, che vietavano l'uscita dal paese e imponevano il regime di presentazione e firma, che è la garanzia della dittatura di non poter tornare. El 27 de julio del 2018
Me expatrian de mi país. Il 27 luglio 2018 finalmente vengo espatriato dal paese, espulso. Quando llego al aeropuerto Arturo Michelena, a 200 kilómetros de mi ciudad, ya esperando en la fila de embarque para montarme en el avión. Quando sono arrivato all'aeroporto Arturo Michelena, a 200 km dalla mia città di origine, attendevo in fila l'imbarco per salire sull'aereo. Se mi acercan unos funcionarios del SEBIN y me llevan al mismo tiempo que retrasan el vuelo, ejerciendo todo su poder con un supuesto control de drogas. Mi si avvicinarono dei funzionari del SEBIN, che è il Servizio Bolivariano di Intelligenza Nazionale, e mi hanno portato, ritardando il volo, alludendo a un presunto controllo antidroga. Mi sacan del aeropuerto in una patrulla sin explicar alguna. Ni mi familia ni yo entendíamos qué estaba pasando. Pero esto no era más que una última advertencia. Mi tirano fuori dall'aeroporto su un volante senza alcuna spiegazione. Né la mia famiglia né io capivamo quanto stesse avvenendo. Non era altro che l'ultimo avvertimento. Mi dijeron che già mi aveva salvato in due opportunità e che una terza non le iba a poter contar perché mi iban a matar cortandomi in pedazzi. E mi dissero che mi ero già salvato in due occasioni e che non ci sarebbe stata una terza occasione di salvezza, che in un futuro non avrei potuto più raccontare la mia storia perché mi avrebbero ucciso tagliandomi a pezzi. Después de dos horas que me llevan al aeropuerto y logro embarcar, ya estaba desterrado y expatriado de mi país y ya había violado las tres medidas cautelares. No podía volver a mi país. Dopo due ore che mi avevano, quando ormai mi avevano riportato all'aeroporto e imbarcato, io ormai ero espatriato ed esiliato dal mio paese e con ciò avevo violato le tre misure cautelari che avevo firmato. Desde el 28 de julio del 2018 vivo en el exilio. Quindi dal 28 luglio 2018 vivo in condizioni d'esilio. Pero eso no ha significado olvidar mi país. Al igual que millones de venezolanos que vieron forzado de una u otra forma salir de Venezuela. Ma ciò non ha significato dimenticare il mio paese, come peraltro avviene con milioni di venezolanos che sono stati forzati per un motivo o per l'altro a uscire dal paese. Por el contrario, las cicatrices que nos ha dejado la dictadura es lo que nos recuerda que aún desde el exilio debemos alzar nuestra voz y luchar por esa Venezuela. Al contrario, quelle cicatrici che la dittatura ci ha lasciato impresse ci ricordano che anche dall'esilio dobbiamo continuare ad alzare la voce e continuare a lottare per Venezuela. El 28 de julio habrá millones de venezolanos en el exterior que no pueden ejercer su derecho al voto. Il 28 luglio ci saranno milioni di venezuelani all'estero che non potranno esercitare il loro diritto al voto. Y también más de 300 presos políticos que aún están en Venezuela y no pueden votar. E ci saranno anche più di 300 prigionieri politici che, pur essendo nel territorio di Venezuela, non potranno votare. Así operan las dictaduras. È così che agiscono le dittature. Así amenazan, sin medias tinta, a todo un pueblo con cubrirlo de sangre. Così minacciano apertamente tutto un popolo, al popolo intero, coprendolo di sangue. Cada día que pasa es un día más de padecimiento de un pueblo reprimido. Y cada día que pasa, lo que yo viví, lo siguen viviendo más de 300 presos políticos, a los que no podemos abandonar. Ogni giorno che passa è un altro giorno di sofferenze di questo popolo represso e ogni giorno che passa
I più di 300 prigionieri politici continuano a vivere le mie esperienze. Non possiamo abbandonarli. No podemos ser indiferentes. Les pido con el corazón en la mano. Que sean parte de esta lucha. Que Italia, desde su vocería, sea voz de los que no tienen voz. Non possiamo essere indifferenti. Vi chiedo col cuore di formar parte della nostra lotta, che l'Italia alzi la sua voce per dare voce a coloro che non ce l'hanno. Este 28 de julio se puede abrir la puerta de la libertad de toda Venezuela, pero necesitamos que nos acompañen en este proceso. Il prossimo 28 luglio esiste la possibilità di aprire questa porta della libertà, la libertà per tutto il Venezuela, ma abbiamo bisogno di essere accompagnati in questo processo. Italia e Venezuela nos unen unos lazos históricos. No nos dejen solos. Acompáñennos y sean parte de esta lucha y este sueño de vivir en una Venezuela libre. L'Italia e il Venezuela sono uniti da legami storici. Non lasciateci soli, accompagnateci, partecipate a questa lotta, a questo sogno di vivere in un Venezuela libero. Viva Venezuela, viva Italia. Viva Venezuela e viva Italia. Muchas gracias. Grazie. Grazie anche a te, Jesus. Ci capita raramente di ascoltare testimonianze così presenti, anche se sono avvenute alcuni anni fa, ma che toccano così, ed è così che si fa parlare in Venezuela. I trattati, certamente, gli atti politici, però è così che si dà voce al Venezuela. Quindi vi rinnovo la mia stima per aver voluto essere parte di questo momento d'incontro, aver raccontato quello che vi è accaduto. Penso che per chi è qui presente sia molto più utile che non leggere 100 articoli o anche libri con tutta la forza che possono avere, ma sentirvi direttamente penso che sia di grande utilità per tutti noi. Quindi grazie ancora, e ora lascio la parola all'ultima delle nostre testimonianze, Elisa Trotta. Grazie per aver aspettato per parlare per ultima, anche lei attivista per i diritti umani in Venezuela. A te la parola, Elisa. Buongiorno, estimados honorables autoridades y amigos en Italia. Muchas gracias por recibirnos y sobre todo por escucharnos. Buongiorno a tutti voi partecipanti e autorità italiana. Buongiorno e grazie di riceverci e soprattutto di ascoltarci. Y hago énfasis en la importancia de poder decirles lo que hoy sucede en Venezuela, porque ahora mismo, como ya se dijo, mientras estamos hablando aquí, hay 300 presos políticos que están siendo torturados. Pongo l'enfasi sull'importanza di potervi raccontare quello che avviene in Venezuela, perché in questo momento, mentre parliamo, ci sono quasi 300 prigionieri politici che vengono torturati nel paese. Martirizzati nel centro di torture più grande della regione, nel Helicoide, e in decine di case clandestine dedicate a ello. Vengono martirizzati presso il centro di tortura più grande della regione, chiamato l'Helicoide, e in decine di centri clandestini destinati a questo scopo. Potrei descriverles cada acto aberrante e criminale che la dittatura di Nicolás Maduro comete contro gli innocenti presos de conciencia, pero ya ustedes han escuchado los testimonios de las víctimas. Potrei descrivervi ciascuno di queste azioni aberranti e criminali della dittatura di Nicolás Maduro commette contro gli innocenti prigionieri di coscienza, ma voi avete già sentito parlare e descrivere le testimonianze strazianti delle vittime.
Lo que ocurre en Venezuela hoy y desde hace mucho tiempo es de dominio público. Lo saben los ciudadanos del mundo. Quanto avviene in Venezuela oggi, da molto tempo ormai, è di dominio pubblico. I cittadini del mondo ne sono consapevoli. Lo es por su perversidad, por su longevidad y porque en el mundo hoy hay más de 8 millones de venezolanos que son la prueba palpable, el testimonio viviente de lo que ha significado y significa el chavismo, porque los éxodos no mienten. La perversità, la longevità della situazione, la durevolezza della situazione rivelano quello che avviene, perché nel mondo oggi ci sono più di 8 milioni di venezuelani che sono la testimonianza e la prova palpabile di quanto avviene, per quello che significa e ha significato il chavismo, perché gli esodi non mentono mai. Muchos de esos venezolanos hoy viven aquí en Italia, de la misma forma en que muchos italianos vivieron en Venezuela durante nuestra democracia, aquella que perdimos hace ya más de 2 décadas. Molti di questi venezuelani oggi vivono in Italia, così come molti italiani sono vissuti in Venezuela durante il nostro periodo democratico, la democrazia che abbiamo perso più di 2 decenni fa. Y por eso hoy también estamos aquí. E anche per questo oggi ci troviamo qui. Vinimos a pedir su ayuda para que alcen la voz por la liberación de todos los presos políticos y el cierre de todos los centros de tortura del país. Siamo venuti a chiedervi aiuto per che voi alziate la voce per ottenere la liberazione dei prigionieri politici e la chiusura di tutti i centri di tortura del paese. Pero sobre todo vinimos a pedirles que acompañen al pueblo venezolano en su lucha por volver a ser libres y vivir en democracia. Ma soprattutto siamo venuti per chiedervi di accompagnare il popolo venezuelano nella sua lotta per ottenere una nuova libertà e democrazia. Esa es la única forma que de una vez y para siempre la persecución, la represión sin límites, la tortura que acaban de escuchar termine. E questo l'unica maniera di porre fine di una volta per tutte alle persecuzioni, le repressioni senza limiti, le torture che avete sentito descrivere. Hoy estamos a tan solo 5 días del 28 de julio. Oggi mancano soltanto 5 giorni al 28 luglio. Una fecha que será determinante para el futuro de Venezuela, pero también para la región y me atrevo a decir que para el futuro del mundo. Una data que será fondamentale per il futuro del Venezuela, ma anche per il futuro della regione e addirittura del mondo intero. Porque la lucha que hoy encabezan Edmundo González Urrutia y María Corina Machado es al final la lucha contra el autoritarismo y la barbarie. Porque la lucha que hoy viene condotta da Edmundo González Urrutia y María Corina Machado es, dopo tutto, una lucha contra el autoritarismo y la barbarie. No se trata solo de un problema de los venezolanos. Es un problema que nos concierne a todos los que valoramos la libertad. Non si tratta soltanto di un problema del Venezuela, è un problema che ci riguarda tutti, quelli che diamo valore alla libertà. La solidaridad internacional puede amplificar las voces de quienes son reprimidos y puede ejercer la presión necesaria para promover un cambio real. La solidarietà internazionale può amplificare le voci delle persone represse e può esercitare la pressione necessaria per promuovere un cambiamento reale. Apoyar al pueblo venezolano no es solo un acto de empatía, es una defensa activa de los valores democráticos que sustentan nuestras sociedades.
L'appoggio al popolo venezuelano non è soltanto un atto di empatia, è una difesa attiva di quei valori di democrazia che sostengono le nostre società. Necesitamos que ustedes, representantes de una nación que valora profundamente la libertad, sean nuestros aliados en esta causa. Abbiamo bisogno che voi, rappresentanti di una nazione che dà un profondo valore alla libertà, siate nostri alleati in questa causa. Juntos podemos enviar un mensaje claro a la comunidad internacional de que no tolerará la injusticia, la opresión ni el irrespeto a la voluntad del pueblo venezolano que ya decidió cambiar y que lo expresará este próximo domingo. Insieme possiamo lanciare un messaggio chiaro da parte della comunità internazionale che non tollererà l'ingiustizia, l'oppressione nella mancanza di rispetto della volontà del popolo venezuelano che ha già deciso di cambiare e lo esprimerà questa volontà domenica prossima. A voi, estimati e rispettati parlamentari, chiediamo di alzare la voce per i venezuelani che vogliono essere nuovamente liberi. Non si tratta di sinistra o destra, si tratta di democrazia. Contiamo su di voi. Molte grazie. Grazie a Elisa Trotta, credo che non ci sia appello più chiaro, determinato e forte di quello che ha appena rivolto a noi parlamentari, ma a tutto il popolo italiano in realtà, tutta l'Italia che si considera senza retorica amica del popolo venezuelano e che come tale gli amici non lasciano mai in difficoltà le persone a cui tengono. Quindi grazie di questo appello e concludiamo così una parte che abbiamo voluto dedicare a testimonianze dirette rispetto alla situazione venezuelana. Prima di invitare i colleghi e gli amici al tavolo di discussione, chiedo alla collega Anna Rita Patriarca, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, che ringrazio perché mi ha aiutato nella organizzazione di questo momento assieme, chiedo di fare le sue riflessioni. A te, Anna Rita. Grazie, voglio ringraziare Deborah Bergamini, vicepresidente nazionale di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Affari Esteri del nostro partito, per avere acceso qui oggi alla Camera dei Deputati italiana un faro su una situazione preoccupante e drammatica, dove vengono coinvolti e calpestati i diritti umani ed è in serio pericolo la democrazia di un paese. Ringrazio tutti gli organizzatori e soprattutto i testimoni che hanno portato a noi direttamente la brutalità di quello che hanno subito e che tanti continuano a subire in Venezuela. Il XX secolo è stato caratterizzato da una rinnovata speranza per il futuro. In un mondo distrutto dalla guerra, questa speranza è stata concretizzata in alcuni testi legali che mettevano al centro i diritti fondamentali e la loro tutela. Negli anni qualcosa è cambiato. La crisi dei diritti umani che riscontriamo oggi è stato un lento processo di allontanamento da quella speranza. Tutti i rapporti internazionali attestano purtroppo questo, dalle atrocità crescenti negli scenari di guerra, alla crescita della repressione di attivisti che difendono i diritti umani, a governi con derive autoritarie che agiscono in contrasto con tutto quello che sono principi e leggi universali per la tutela dei diritti umani. La comunità internazionale non può fare passi indietro su questo, non può nascondere la testa nella sabbia, non può utilizzare un doppio binario per situazioni analoghe. Siamo consapevoli che è cambiato rispetto ad allora lo scenario internazionale, siamo consapevoli che è molto più complesso e ci sono una serie di equilibri diversi a livello globale. Ma forse proprio per questo la comunità internazionale deve ancora di più ribadire e mantenere la rotta giusta su quello che è la tutela dei diritti fondamentali, dei diritti umani in tutte le parti del nostro pianeta.
La comunità internazionale non può tentennare, non può tirarsi indietro. Ci aspettiamo tanto, a cominciare dal Pact for the Future delle Nazioni Unite, e ci aspettiamo tanto quando chiediamo e chiederemo posizioni chiare su situazioni come quelle che accadono in Venezuela, ancor di più dopo che abbiamo ascoltato direttamente le vostre testimonianze, che hanno aperto ferite che conosciamo, avendo letto le relazioni internazionali, avendo letto quello che si racconta purtroppo su quello che succede in Venezuela, ma sentirlo direttamente mette ognuno di noi in discussione con se stesso, su quello che rappresentiamo e su quello che dobbiamo e abbiamo il dovere di fare per una tutela che non è soltanto individuale, ma è una tutela generale. Ognuno di noi ha anche una responsabilità verso gli altri, e la responsabilità verso gli altri va concretizzata con azioni e non solo con parole, ne siamo consapevoli. La posizione di Forza Italia sul Venezuela è una posizione chiara. Forza Italia condivide le posizioni della comunità internazionale sulle violazioni dei diritti umani che ci sono state, che ci sono purtroppo in Venezuela, inclusi gli arresti arbitrari e l'eccessivo uso della forza contro manifestanti pacifici e giornalisti, per mettere un bavaglio alla comunicazione e alla diffusione di quello che sta succedendo in Venezuela. Le parole di Antonio Tajani sono chiare in tal senso, si è espresso anche sulle prossime elezioni in Venezuela, manifestando la preoccupazione sia per il rifiuto della presenza degli osservatori dell'Unione Europea che per quello che può succedere all'esito del risultato elettorale, con dati che danno la speranza che le opposizioni al regime di Maduro possano avere, incrocio le dita perché sono scaramantica, una vittoria. La paura è quella di brogli elettorali o di azioni illegali che forse sono ancora peggio, e di fronte a queste cose la comunità internazionale, ribadisco, non può rimanere ferma. Noi non rimarremo fermi, noi ci siamo. Ognuno con le competenze specifiche, saremo accanto a voi e dove serve saremo la vostra voce. Come italiani, come Forza Italia, come forza di governo, ci siamo e non siete soli. Un altro messaggio molto chiaro, questa volta destinato a voi, e ne ringrazio Anna Rita, che si occupa anche di, appunto, di rapporti internazionali per conto di Forza Italia e che è una colonna portante anche del nostro gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati. Bene, adesso allora cambiamo un momento, chiedo a Rodrigo, a Anna Rita, a Elisa di potersi avvicendare, invito qui Maria Claudia, invito Elisabetta Zamparutti, invito l'onorevole Andrea Orsini, chiedo a Carlo De Romanis, che è il coordinatore del tavolo esteri di Forza Italia, di fermarsi, è stato anche osservatore elettorale in Venezuela e quindi ha una familiarità e una conoscenza della situazione, e quindi chiedo a voi di venire qui e a Carlo di poter moderare la riflessione su queste testimonianze. Grazie. Grazie, facciamo un applauso all'onorevole Bergamini che ha organizzato questo importante mattinata. Prego, allora ci mettiamo magari al centro. Sì, certo. Il posto c'è. Il posto c'è. Ok, prego. Allora. Entonces, por primera cosa, quiero agradecerlos, hermanos venezolanos,
por estar aquí, por vuestras palabras. Le llamo hermano, no solamente porque tienen sangre italiana, pero también porque tenemos los mismos valores. Y tienen muy coraje venir aquí a hablar de una dictadura, de ir contra una dictadura. El coraje es eso que necesita el pueblo venezolano el 28 de julio, con la arma más importante que Víctor Navarro había dicho antes. La arma más importante es el voto. Dunque, seguo l'ordine degli interventi come da programma stampato, e poi se ci saranno delle domande per aprire un dibattito, iniziamo ora la parte un po' più politica di analisi di quelle che sono state le testimonianze dei nostri amici, come detto prima, fratelli per comunanza, non soltanto di sangue, di origine italiana, ma anche e soprattutto di valori venezuelani. Allora, primo dei relatori è il capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri alla Camera dei Deputati, l'onorevole Andrea Orsini. A te la parola. Grazie. Buono, farlo da qua forse più semplice, un dialogo. Io devo dire che sono quasi in imbarazzo, perché dopo aver ascoltato le vostre testimonianze, le testimonianze di una tragedia, le testimonianze di una tragedia vissuta da voi personalmente, vissuta dai vostri cari, vissuta dai vostri amici, vissuta dalle persone con le quali avete condiviso un percorso, ma le vostre sono anche testimonianze di coraggio, di verità, di dignità, sono la voce irrefrenabile della libertà. E di fronte a tutto questo, aggiungere qualcosa forse è addirittura banale, forse è meno importante quello che possiamo dire noi rispetto a quello che ci avete voluto dire voi. Però noi abbiamo un dovere come politici, come rappresentanti di un paese libero, di un paese dell'Occidente democratico, abbiamo un dovere verso la causa della libertà, che è una causa universale, verso un paese come il Venezuela, che è un grande paese amico, un paese col quale abbiamo grandi legami storici. In Venezuela vivono 200.000 italiani, cittadini italiani, ma più di 1 milione di persone con origini italiane, radici italiane. Bene, in Venezuela potrebbe succedere qualcosa di raro, qualcosa che in questi anni non è accaduto quasi mai. Domenica prossima potrebbe succedere quasi un miracolo. Un regime come quello di Maduro, che non è semplicemente un regime autoritario, il fatto che abbia salvaguardato una finzione di alcune istituzioni democratiche, che ci sia un Parlamento, che ci siano state delle elezioni, nulla toglie al carattere totalitario di questo regime. Un regime che, lo avete ricordato voi, ha fatto migliaia di prigionieri politici, ha torturato migliaia di persone, sta anche in questi giorni torturando centinaia di prigionieri. Ecco, potrebbe accadere l'evento davvero raro che un regime di questo tipo venga sconfitto e mandato a casa dal voto popolare, dal libero esercizio della democrazia. Ancora più raro in un momento in cui nel mondo i sistemi illiberali sembrano all'attacco e la democrazia liberale nel mondo sembra sulla difensiva, in tante parti, penso all'Ucraina, penso a tante altre realtà. Ebbene, potrebbe succedere in Venezuela esattamente il contrario, che un grande paese potrebbe uscire dall'orbita
del socialismo caraibico, quel modello cubano che a una certa parte della sinistra è sembrato così piacevole, così illuminato, ma voi, parlo della sinistra europea, della sinistra italiana, ma che, di cui voi potete raccontare e avete raccontato la verità. Bene, poi potrebbe passare da quest'orbita, dall'orbita che poi è quella russa, quella cinese, a quella delle democrazie liberali dell'Occidente. E se questo accadrà, non sarà tanto perché l'Occidente democratico abbia fatto tanto per voi. Abbiamo fatto qualcosa, forse, ma certo non a sufficienza. Se accadrà, sarà perché il popolo venezuelano ha dimostrato tenacia, ha dimostrato coraggio, ha dimostrato quella voglia di libertà di cui voi ci avete parlato, ha dimostrato di non farsi intimidire dalla violenza, dalla prevaricazione, dalla tortura, dagli stupri, dagli omicidi, dalle persecuzioni. Tutto questo potrebbe avvenire domenica. Se parlassimo di un altro paese diremmo se i sondaggi verranno confermati. I sondaggi che oggi danno un vantaggio apparentemente incolmabile al candidato dell'opposizione, Edmundo González Urrutia, e purtroppo in tanti paesi abbiamo visto, anche in tempi recenti, la Francia ce l'ha dimostrato poche settimane fa, che non sempre i sondaggi ci prendono. Ma se in Occidente i sondaggi a volte sbagliano perché l'elettorato è molto volubile e molto ondivago, c'è cioè molta fragilità nei nostri sistemi politici, in Venezuela il rischio che i sondaggi non vengano rispettati nasce da altre ragioni ben più tragiche e ben più gravi, perché potrebbe pensarci il regime di Maduro a vanificare non solo i sondaggi, ma anche il voto dei venezuelani. Il chavismo ha dimostrato in più occasioni di non essere affatto disposto ad accettare la sovranità popolare. In precedenti tornate elettorali ha adottato tutti i metodi leciti e soprattutto quelli non leciti per condizionare e falsare il risultato delle elezioni. Le elezioni in Venezuela non sono state riconosciute dalla comunità internazionale. Il Venezuela è considerato nella classifica della Freedom House uno dei paesi meno liberi per libertà politica e per libertà di stampa. Queste elezioni noi ci auguriamo che siano un esercizio vero di democrazia, ma il fatto stesso che Corina Machado, la figura considerata più rappresentativa dell'opposizione, sia stata esclusa con uno stupido pretesto dalla possibilità di partecipare al voto, significa che tutta la malafede, significa tutta l'ipocrisia, tutta la paura del regime. La storia di questi mesi, di queste settimane, racconta di tante violazioni da parte di Maduro dell'accordo di Barbados. Ci sono violazioni gravi delle regole democratiche, c'è il sostanziale impedimento ai venezuelani all'estero di partecipare al voto, quasi tutti viene impedito di partecipare al voto, e questo è ovviamente una scelta politica, perché i venezuelani che sono espatriati per buona parte proprio per fuggire dal regime di Maduro. Anche dispetti apparentemente lievi, quasi ridicoli, come multare gli alberghi o i ristoranti dove sono andati a mangiare o a dormire la signora Machado o González Urrutia, sono
comportamenti apparentemente puerili, ma che servono a delineare un clima in cui la repressione è organica, non trascura nessun aspetto, dalle torture alle multe. Ancora più inquietanti sono le parole dello stesso Maduro. Maduro ha detto nei giorni scorsi che solo la sua vittoria eviterebbe un bagno di sangue in Venezuela. E questo dimostra, se mai ci fosse bisogno di dimostrarlo, che da parte del regime c'è tutto meno che una volontà di attenersi pacificamente al voto dei venezuelani. E se il Venezuela non conoscesse domenica prossima una svolta, sarebbe una tragedia per quel paese. Sarebbe una tragedia che si aggiunge alle tragedie già accadute. Dice uno studio che il 40% dei venezuelani considera l'ipotesi di lasciare il paese se rimarrà il regime di Maduro. Credo che questa sia una percentuale che nessun paese al mondo forse può raccontare. E quindi noi possiamo solo essere con il cuore, con il cervello, con la ragione, con i sentimenti dalla vostra parte, dalla parte di voi che lavorate per la libertà del vostro paese, ma la libertà del Venezuela è una parte di un principio universale di libertà, ci riguarda direttamente perché laddove delle donne e degli uomini non sono liberi, dove delle donne e degli uomini devono subire violenza, devono subire sopraffazioni, devono subire carcere, torture, morte e per manifestare le loro idee, allora è la dignità stessa dell'uomo, di tutti gli uomini e soprattutto di chi ha delle responsabilità di classe dirigente in un paese libero farsi carico di tutto questo. Quindi noi faremo tutto quanto in nostro potere, senz'altro raccogliamo, lo ha detto prima la nostra vice segretaria nazionale Deborah Bergamini, raccogliamo la vostra sollecitazione ad assumere nuove iniziative parlamentari, oltre a quelle che abbiamo già fatto e che devo dire hanno avuto il consenso unanime nella Commissione Esteri della Camera. Assumeremo altri atti parlamentari, ma assumeremo ogni tipo di iniziative politiche e credo di poter dire da dirigente politico di un partito di maggioranza che l'Italia questa volta non accetterà, non tollererà, non riconoscerà in alcun modo risultati che non siano conformi alla volontà del popolo venezuelano. Ma voglio concludere dicendovi grazie. Ascoltare le vostre parole, lo ha detto prima la collega Patriarca, ma lo voglio ribadire, è più importante che leggere dei libri, è più importante che leggere degli articoli. Ascoltare le vostre parole vuol dire capire veramente quanto siete bravi, coraggiosi, valorosi voi e quanto è importante e fondamentale il principio di libertà. Amava dire il presidente Berlusconi, ma l'hanno dicevano anche tanti altri, che la libertà è una di quelle cose come l'aria, ci si accorge di quanto sia importante quando viene a mancare. Noi siamo abituati a vivere in un mondo libero e non c'è e talora non ci rendiamo conto del privilegio che abbiamo. Ascoltarvi ci serve anche a ricordare questo. Quindi grazie di cuore anche per questo. Grazie onorevole Orsini. Passo adesso la parola alla dottoressa Elisabetta Zamparutti, membro del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa e tesoriere dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. A te la parola.
Grazie, grazie innanzitutto, voglio davvero riconoscere una grande intelligenza politica nell'aver organizzato oggi questo incontro su questa situazione del Venezuela alla vigilia di un voto così importante come quello di domenica prossima. Un'intelligenza che si fa forte anche di una sensibilità. Aver posto al centro di questa nostra giornata il vissuto di Olga, il vissuto di Victor, il vissuto di Jesus, crea, ecco, quel sentimento di cui parlava all'inizio Deborah Bergamini, che dà un senso e una forza al fare e all'essere politica quale noi facciamo e anche siamo. Da esponente dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, che con in particolare il governo italiano ha portato alle Nazioni Unite la proposta di moratoria universale delle esecuzioni capitali, quindi contro la pena di morte, ancor più sul fronte del contrasto e della lotta alla tortura ci sentiamo impegnati. Io, per quello che ho sentito, ho condiviso una consapevolezza di un dolore e di una centrale della violenza quale oggi il Venezuela, che ci riguarda tutti noi. E i vostri vissuti sono stati non solo forza di consapevolezza, ma anche forza di una coscienza elevata, più elevata, di una coscienza che ci può guidare in un cambiamento dalla violenza alla non violenza, dall'autoritarismo e dal totalitarismo alla democrazia e allo Stato di diritto. Io pensavo a come anche a livello internazionale queste elezioni siano importanti, perché riguardano certamente il Venezuela, ma in quella centrale del male che è oggi il regime venezuelano si convivono altri regimi. Io penso soprattutto al regime, alla presenza del regime iraniano, e quindi quanto l'impatto di un cambiamento in Venezuela si possa ripercuotere a livello internazionale in maniera significativa e importante. Il rispetto dei diritti umani, il divieto del ricorso alla tortura ormai è qualcosa che appartiene all'umanità, e quindi non c'è sovranità che tenga, non c'è sovranità nazionale che tenga rispetto a questo, e c'è un nostro dovere di ingerenza rispetto a quello che abbiamo anche sentito dalle vostre storie. E il Venezuela, ho visto, ha ratificato la Convenzione contro la tortura, quindi anche il Venezuela fa parte della condivisione di questo divieto universale del ricorso alla tortura, però ha firmato, ma non ha ratificato, quel meccanismo previsto dalle Nazioni Unite di controllo e di monitoraggio che è il sottocomitato per la prevenzione della tortura. Quindi il Venezuela la pratica, la tortura la mette in atto, ma in fondo lo tiene nascosto. Non vuole permettere agli organismi sovranazionali di andare a vedere che cosa succede, di entrare in quelle carceri che ci avete descritto e che anche con l'esperimento, posso dire, della realtà virtuale si può, immagino, vagamente provare quello che si prova veramente stando lì dentro. E pensavo che sarebbe un'idea che nelle interlocuzioni che poi tra stati, tra governi comunque ci sono, nel momento in cui si va a visitare magari per un incontro di alto livello con
i vari paesi a partire dal Venezuela, iniziare a chiedere di andare a visitare, solitamente magari si vanno a visitare i luoghi della grande produzione economica industriale, le bellezze paesaggistiche o storico-culturali. Ecco, io credo che i luoghi di privazione della libertà personale a partire dalle carceri dovrebbero rientrare in quei luoghi che le delegazioni internazionali chiedono di poter andare a visitare. Quindi nel momento in cui si va in visita ufficiale in un paese come il Venezuela, si chiede magari di andare a visitare proprio l'Helicoide. E diranno di no, diranno di sì. Però questa forma di richiesta di attenzione e di conoscenza di quello che accade nelle carceri diventa fondamentale per poter innescare appunto quel cambiamento che proprio a guardare in quei luoghi rimossi che sono le carceri può invece prendere avvio un cambiamento di segno diverso per la vergogna che si prova quando si va appunto a vedere quello che succede lì dentro, per come poi anche ce l'avete raccontato. Io penso che appunto la conoscenza, il vedere, il conoscere, e questo è importante anche rispetto alla giornata di oggi. Io non so quanti mezzi di informazione siano presenti a questo nostro incontro, però fin tanto che l'opinione pubblica italiana non sa, per quel legame che secondo me comunque c'è, poi può essere più difficile che le cose cambino anche in realtà più lontane da noi, perché viviamo in un mondo ormai interconnesso, un mondo in cui i diritti umani sono patrimonio appunto dell'umanità e dove ci sono violazioni brutali, inammissibili, inaccettabili come quelle che ci avete raccontato. Ecco, la nostra opinione pubblica, la nostra opinione pubblica italiana, europea, ha il diritto di conoscere. Quindi c'è anche un diritto nostro di sapere che cosa accade in Venezuela, un paese che va al voto domenica, dove io credo che Maduro rischi finalmente di fare i conti con il suo popolo, con la sua opinione pubblica, un popolo e un'opinione pubblica che ha tutta l'intenzione di mandarlo finalmente in pensione, lo dicevamo anche ieri, e su questo suo andare in pensione noi già dobbiamo iniziare a pensare cosa fare e come anche organizzarlo, perché sicuramente non sarà semplice, non sarà scontato per quello che lui già ha detto. Lui queste elezioni le vuole vincere nel bene e nel male. Ecco, in questo nostro schierarci dalla parte del bene dobbiamo già iniziare a pensare, a immaginare e a costruire un percorso, un processo di liberazione del Venezuela, ma è anche un processo e un percorso di liberazione nostro come mondo che si riconosce nei principi propri dello Stato di diritto, mondo e opinione pubblica internazionale che si riconosce nel patrimonio dei diritti umani come universalmente riconosciuti ed affermati. Quindi considerateci assolutamente come avvocati della vostra causa, avvocati della necessità e del bisogno profondo di un cambiamento in Venezuela, ma ripeto, viviamo in un mondo interconnesso, cambiare il Venezuela vuol dire per me anche per esempio iniziare a incrinare sistemi di potere totalitario e violento come ad esempio quello iraniano. Grazie. Grazie dottoressa Zamparutti. Adesso inverto l'ordine scritto sul programma, cedo la parola
in quanto moderatore alla dottoressa Maria Claudia Lopez, coordinatrice in Italia del comando con Venezuela, quindi rappresentante dell'opposizione qui nel nostro paese alle elezioni del 28 luglio. Prego. Grazie. Buongiorno, buongiorno onorevoli del Parlamento della Repubblica Italiana e anche a tutti i presenti. Volevo fare un cappello proprio politico perché è fondamentale. Il 26 gennaio del 2024 la Camera Politica Amministrativa della Corte Suprema di Giustizia della Repubblica Bolivariana del Venezuela, controllata da Nicolás Maduro, ha confermato l'interdizione politica di Maria Corina Machado, leader e unica candidata dell'opposizione venezuelana, eletta con il 92,35% dei voti in un processo elettorale senza precedenti, tenutosi il 22 ottobre 2023, con la partecipazione dei venezuelani in Venezuela e in altri 34 paesi del mondo. Questa interdizione è illegale perché la sentenza della Corte Suprema di Giustizia del regime non può essere considerata una vera sentenza, essendo il risultato di un processo oscuro e privo del diritto di difesa, con gravi vizi procedurali. La Corte Suprema di Giustizia ha convalidato una decisione di interdizione di 15 anni emessa da un ufficio del controllore, che è un ufficio amministrativo, quindi di conseguenza non abile a emanare questa sentenza. Poi nell'accordo di Barbados si era concordato, come ha ricordato anche l'onorevole Orsini, si era concordato che ogni partito sarebbe stato libero di scegliere il proprio candidato per le elezioni presidenziali, con garanzie elettorali per tutti i partecipanti e l'autorizzazione di tutti i candidati che avessero, diciamo, i requisiti legali e costituzionali. Nonostante ciò, il regime di Maduro ha risposto alla vittoria di Maria Corina Machado alle primarie con una chiara violazione di tale accordo. Di tale maniera la leader Machado sceglie una candidata segnata per superare questo ostacolo e questa cosa è stata approvata da tutta la coalizione. Poi è arrivato il momento dell'iscrizione, non è stato senza nessun tipo di argomentazione, gli è stato impedito di registrare questa candidata, al che comunque si versa tutto verso il candidato González Urrutia, che viene sostenuto come il nostro unico candidato dell'opposizione. Poi, come ha ricordato anche l'onorevole Orsini, gli è stato impedito ai venezuelani di aggiornare il suo registro elettorale e questo impedimento arbitrario praticamente ha lasciato più di 6 milioni di venezuelani impossibilitati a partecipare in questo processo elettorale, come ha ricordato anche l'onorevole Orsini. Bene. Inoltre a questo, e veniamo al punto della violazione dei diritti umani, inoltre a questo il regime ha presentato un progetto di legge contro il fascismo ed è una maniera, uno strumento di istituzionalizzare la persecuzione ideologica ed eliminare la pluralità politica. Questo contenuto ambiguo rappresenta un rischio per i venezuelani perché viene definito il fascismo un'interpretazione molto soggettiva e questo praticamente è stato uno strumento creato proprio per rafforzare l'operato di persecuzione e di violazione dei diritti umani. In questo modo Maduro voleva impedire le elezioni libere e ha intensificato la repressione arrestando membri dell'equipe di Maria Corina Machado. L'opposizione venezuelana lotta da più di due decenni e in questo momento vogliamo che il 28 di luglio possiamo già organizzare il ritorno a casa di quasi o anche oltre 8 milioni di venezuelani.
La comunità internazionale ha reagito e sta reagendo, almeno 16 governi, 11 parlamenti e più di 38 ex presidenti hanno annunciato di recente e denunciato le manovre di Maduro. Ma si può fare molto di più. Ciò che sta accadendo nel nostro paese è pericoloso, non solo per i venezuelani, ma per il mondo intero. Effettivamente il Venezuela è un territorio spartito fra tutte le bande terroristiche e criminali del mondo, ma proprio spartito. Quindi, però, nonostante questa grave situazione, c'è una prospettiva di speranza, una via democratica d'uscita attraverso un processo elettorale condotto da Maria Corina Machado a sostegno della candidatura di Edmundo González. Invitiamo la comunità internazionale ad intensificare la pressione su Maduro affinché rispetti i diritti umani e permetta un processo elettorale trasparente con il candidato González Urrutia. Solo attraversando un impegno congiunto riusciremo ad ottenere questo risultato. Siamo onorati di approfondire dei legami e dei nuovi canali di dialogo motivati da un rapporto ancestrale, dalla forte presenza dei venezuelani in Italia e soprattutto degli italiani in Venezuela. Apprezziamo molto che potete accompagnarci in questo processo, in questa transizione democratica verso la libertà. E io voglio veramente dare un sentitissimo ringraziamento all'onorevole Bergamini e cito anche la senatrice Crazzi, perché siete stati proprio dall'inizio delle aliate, per ovviamente anche il presidente Tajani, che sono decenni che è il nostro alleato e veramente formate parte del nostro team verso la libertà del Venezuela. Quindi siete nel nostro cuore, ringraziamo immensamente e profondamente il vostro lavoro. Come sottolinea la nostra leader Maria Corina Machado, in questo momento decisivo, di fronte a questa opportunità e responsabilità storica, ribadisco che il vostro sostegno alla popolazione venezuelana è fondamentale per avviare un percorso pacifico, democratico, costituzionale ed elettorale che porti ad una transizione ordinata verso la democrazia e la libertà. E io, prima di salutarvi, vorrei portare i saluti di tutti i nostri colleghi del nostro gruppo di lavoro. Rodrigo, ne ho parlato e le l'ho chiesto. Mi chiedevi un relato della vita dei nostri amici, dei nostri compagni di lavoro che sono in Venezuela. E io, a proposito proprio della dignità, no, della dignità umana, mi facevo questa domanda, no? Cosa ispira un individuo a persistere, ad insistere ad un rischio tale dopo anni in un paese dove noi siamo fortunati, perché poi abbiamo accompagnato in altre sedi, in altri momenti, persone che hanno perso un figlio, un genitore o anche la famiglia intera. Allora la domanda era questa, no? Cosa scatena in un individuo per continuare una lotta del genere? E io considero, perché mi hanno scritto fino alle 4 del mattino, no? I nostri amici che stanno in questo momento rifugiati in un'ambasciata estera, ed è proprio il nostro gruppo di lavoro, cioè sono le persone di più fiducia della nostra leader Carolina Machado, e in realtà c'è proprio questo seme che è il più importante, che ci accomuna a tutti gli esseri umani, ed è il desiderio e la ricerca della felicità, della giustizia e della libertà.
e questo ispira e continua ad ispirare ad ognuno di loro, nonostante la loro vita sia cambiata radicalmente e per qualcuno di loro non potrà mai tornare indietro come prima. Quindi, per salutarvi, voglio fare soltanto questo appello. Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo Lopez, Emil Brandt, Henry Alviares, Dinora Hernández, Víctor Castillo, Giancarlos Rivas, Juan Iriarte, Luis López, Gabriel González, Aldo Rosso, Denis Manrique, César Tiapa, Ángel Aristimuño, Mayra Montilla, Mari Rodríguez, Milciades Ávila, Oscar Castañeda, Ámbar Márquez, Ricardo Albacete, Néstor Luis Villaroa Cardoso, Eliazul Rodríguez, Mir Eduardo Aguilar, Gilkis Archila, Franco Gerratana. Sono tutti prigionieri politici da gennaio ad oggi. E i nostri compagni, Magali Meda, Umberto Villalobos, Claudia Massero, Pedro Urruciurtu, Omar González, Fernando Martínez Mottola, rifugiati nell'ambasciata dell'Argentina, che vi mandano un enorme saluto, un ringraziamento profondo e sentito, e sono certi che ci vedremo in libertà fra pochi giorni. Grazie. Grazie per la testimonianza. Voglio ricordare che, oltre alle persone presenti che ringrazio per passare una mattinata calda come fine luglio qui con noi, il convegno è anche in diretta streaming, quindi queste parole e tutte le testimonianze sono ascoltate anche fuori, saranno certamente ascoltate, presumo anche registrate, per poter diffondere, come dicevamo prima, il più possibile quello che sta avvenendo in Venezuela. Adesso, prima delle conclusioni, magari se l'onorevole Bergamini, che è rientrata, poi ci farà le conclusioni. Io prima devo autopresentarmi, perché sono stato messo sul ruolo di moderatore, però ho un intervento e una testimonianza da portarvi, in quanto osservatore delle elezioni in Venezuela nel 2012, le ultime in cui era in vita Chavez. Ero lì accreditato dall'International Democrat Union, di cui sono stato vicepresidente del Movimento Giovanile per diversi anni, e con questa organizzazione abbiamo fatto diverse osservazioni elettorali e partecipazione a campagne elettorali in tutto le parti del mondo, in molte parti del mondo. Quelle nel Venezuela sono state molto interessanti, perché innanzitutto comincio con una frase che può sembrare una contraddizione, però in quella osservazione elettorale non abbiamo riscontrato frodi elettorali. Questo non vuol dire che il sistema elettorale in Venezuela sia trasparente e corretto, perché il regime chavista e di conseguenza anche quello di Maduro, in maniera molto astuta, hanno avviato un sistema elettorale particolare. Noi in Italia e in molte parti d'Europa votiamo con la matita, mettiamo la croce, a volte scriviamo il nome sulla scheda elettorale. Lì sono potenzialmente 30 anni avanti, perché usano il sistema digitale, erroneamente chiamato elettronico su alcuni articoli di stampa. Il sistema digitale vuol dire che il popolo venezuelano vota spingendo un pulsante, e voglio contestualizzare, perché da qui magari non è semplice, a parte chiaramente gli amici fratelli venezuelani, ma gli italiani presenti o che ascoltano, non è facile contestualizzare. Noi entriamo dentro scuole, quindi seggi elettorali fatiscenti, dove mancano
proprio ai, le perdite d'acqua e le pezzi di intonaco che cadono dal soffitto, però dentro ci sono questi macchinari avveniristici per far votare le persone. E uno subito viene da pensare, beh, con un macchinario digitale è semplice frodare il voto. No, non è così, così superficiale l'analisi, perché il regime, che accoglie almeno quello prima che accoglieva gli osservatori elettorali, e qui ci dovremmo chiedere come mai oggi invece non vengono accreditati, sa bene che anche un controllo può essere fatto, poiché a termine del voto il voto digitale viene riscontrato anche con uno scrutinio fisico. E vado per ordine. Quando l'elettore entra dentro il seggio elettorale, c'è un funzionario che attiva la sua cabina. Quindi il funzionario di regime, ovviamente, prende il documento dell'elettore, scrive il documento sul registro e attiva la cabina numero tale. L'elettore va nella cabina sapendo che quel funzionario di regime ha preso il suo documento, ha attivato quella cabina e quindi quella macchina digitale, e può avere il sospetto non tanto che poi il suo voto venga manomesso, ma che quantomeno il regime, tramite quel gesto del funzionario, possa sapere cosa l'elettore sta votando. Quindi questo sistema incute già di per sé un timore da parte del cittadino che non la pensa come il regime. E ricordiamo che il regime, come alcuni testimoni oggi hanno chiaramente detto, non soltanto tortura e persegue e arresta e uccide, ma anche quantomeno controlla la pubblica amministrazione, quindi controlla l'impiego pubblico. Sappiamo quanti sono i dipendenti pubblici in quel paese, in un paese comunista. Controlla i passaporti, controlla il sistema giudiziario, controlla il sistema universitario, decide direttamente sulla vita del cittadino. Per cui un elettore, magari non troppo infervorato o coraggioso come gli amici qui presenti, di andare, di parlare, di esprimersi contro il regime, ma il suo lavoro, la sua attività o magari la sua famiglia, i figli che frequentano la scuola, l'università e quant'altro, a quel punto preferisce non andare a votare, anche soltanto nel pensare non che il proprio voto venga manomesso, ma che venga controllato, che ci possono essere delle ritorsioni. Pertanto il risultato è che l'affluenza alle urne del Venezuela è la più bassa dell'America Latina, e per intendersi, in America Latina è uno dei continenti con l'affluenza più alta del mondo. L'affluenza delle elezioni del 2020, quindi con Maduro, è stata del 30,5%, meno di un terzo degli aventi diritto al voto. Quindi ci rendiamo conto che qui non si arriva tanto alla frode elettorale, per cui poi ci sono stati anche dei casi recenti sul referendum di annessione di un territorio in Guinea, per cui i numeri sono stati dubbi. Il regime ha dichiarato 10 milioni di elettori, quando poi gli osservatori internazionali avevano riscontrati 3 milioni. Quindi prima di arrivare alla frode, qui si arriva proprio al timore che viene incutito nei confronti del cittadino venezuelano, che ha paura di andare a votare. Magari scende in piazza, abbiamo visto le folle, magari dà la sua testimonianza ai leader dell'opposizione prima delle elezioni. E oggi che vediamo, ricordava l'onorevole Orsini, dei sondaggi che parlano di un 41% di venezuelani che potrebbero lasciare il paese in caso di un mancato cambio di regime, ma c'è anche il sondaggio dell'81% che vuole andare a votare. Quindi un'affluenza alle urne nel sondaggio straordinaria rispetto a quelli che sono i dati delle ultime, anzi da sempre, da quando c'è il regime. Allora io dico, se l'affluenza sarà alta, molto probabilmente vorrà dire che il popolo venezuelano tutto, non soltanto i coraggiosi
presenti e amici citati, ma tutto il popolo venezuelano starà dando un segnale di cambiamento e quantomeno potrà costringere il regime a commettere dei passi falsi, a commettere palesi azioni di frode che possano quantomeno, se non appunto sovvertire immediatamente elettoralmente il regime, quantomeno riaccendere un faro internazionale di attenzione nei confronti della causa venezuelana. Questa è la mia testimonianza diretta, spero che possa essere utile a far capire non soltanto agli italiani e agli europei come il regime, non soltanto con la corrotta oligarchia del petrolio, non soltanto con persecuzioni, ma anche tramite questo sistema digitale oscuro, aggiungo io, di voto, stia opprimendo il popolo, e lo dico non soltanto agli italiani e agli europei, ma anche ai venezuelani che tramite voi ci ascolteranno, se possibile in questi 5 giorni, di trovare il coraggio che avete voi per aumentare l'affluenza alle urne e quindi mettere alle strette l'autocrazia di Nicolás Maduro, che non è soltanto per il Venezuela, perché il chavismo purtroppo ha infettato diversi paesi, anche in Bolivia e anche in diversi paesi si annida purtroppo il chavismo, e quindi questo vostro coraggio non sarà soltanto per il Venezuela, ma per tutta l'America Latina e quindi il mondo intero. Vi ringrazio. Io sento di ringraziare i nostri relatori, il capogruppo di Forza Italia in Commissione Esteri Andrea Orsini, l'amica Elisabetta Zamparutti che da tanti anni è impegnata per la prevenzione della tortura nell'importante organismo del Consiglio d'Europa, Carlo De Romanis che è il coordinatore del tavolo esteri di Forza Italia che ha tanta esperienza, un po' ve l'ho raccontato, soprattutto nelle organizzazioni giovanili che costruiscono i leader del domani, ed è bene che queste relazioni tra paesi avvengano anche e soprattutto nei movimenti giovanili dove le opinioni ancora si stanno formando. E poi Maria Claudia Lopez per tutto il lavoro che svolge in Italia in nome e per conto della libertà in Venezuela. C'è una cosa che mi ha colpito mentre leggevo i tanti resoconti sugli ultimi giorni di campagna elettorale in Venezuela, ed è una frase che ha pronunciato Edmundo González, il quale ha detto che Maduro in Venezuela ha rubato tutto tranne la speranza. E quella speranza di cambiamento, quella speranza di libertà, quella speranza di affermazione dei diritti di ogni essere umano, noi l'abbiamo raccolta forte e chiara da voi qui oggi, voi che siete venuti a portare le vostre testimonianze, e se non le avete raccontate avete portato voi stessi qui, e anche a chi da questa parte, dall'Italia, si impegna ed è impegnato affinché questa speranza possa finalmente trovare il suo indirizzo finale, che è quello del cambiamento. Contate pure sul nostro supporto, avete sentito forti e chiare anche le parole della collega Anna Rita Patriarca. Noi, come sapete, abbiamo preso tante iniziative parlamentari, continueremo a farle, continueremo a parlare, continueremo a dire a voce alta che il Venezuela merita, come tutti i paesi del mondo, di ospitare persone libere, e che questa è una solidarietà internazionale che abbiamo molto chiara in Italia, un paese che, avete ragione, ama molto la libertà, difende la libertà e prova ad aiutare anche i paesi che quella libertà devono ancora raggiungerla, a raggiungerla. Questo è un lavoro che si fa insieme, quindi il nostro messaggio è che ci siamo, saremo con gli occhi ben aperti il 28 luglio e vi accompagneremo dopo il 28 luglio, perché io credo che uscirà un Venezuela nuovo, diverso, ma quel cambiamento richiede ancora di più del vostro e del nostro impegno, perché da quel giorno comincia la salita e in quella salita non sarete soli. Grazie.